Eccoci qua, noi siamo pronti, fra pochissimo sta parlando Conte, quindi subito apriamo con la conferenza stampa di Conte e poi tanti collegamenti, l'esperto in studio per rispondere alle vostre domande, vi aspetto, tra poco cominciamo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà e buon pomeriggio ad Alessio Orsini. Buon pomeriggio. Allora, il presidente Conte sta rispondendo, mi sembra, in questo momento alle domande, la sede è quella della protezione civile, Maria Grazia Gerina, Conte sta parlando, sentiamo prima Conte e poi concreta, ci aggiorni. Anche un sostegno economico, interventi vari. Noi confidiamo di poter subito raggiungere un risultato contenitivo del contagio da coronavirus. In ogni caso fanno piacere queste manifestazioni di solidarietà. Adesso ecco, ci aspettiamo che nel pomeriggio il confronto sarà importante per dare un messaggio con i rappresentanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per dare il messaggio che in Italia è un paese sicuro, è un paese su cui si può viaggiare, si può venire a fare del turismo. Ci sono alcune aree delimitatissime del nostro territorio che in questo momento abbiamo assoggettato a delle restrizioni per quanto riguarda anche la circolazione di persone, ma sul restante territorio si può viaggiare tranquillamente. L'Italia è un paese sicuro e forse molto più sicuro di tanti altri. Le ultime due domande di fondo. Presidente, Francesca Cosentino. Avete sentito, ci sono ancora due domande, sentiamo sia le domande che sentiamo con difficoltà, ma insomma dalle risposte capiremo anche il senso delle domande. Alle regioni, anche dopo le polemiche che ci sono state ieri. Ma guardi, io ho assolutamente chiarito. Ieri c'è stata a una precisa domanda, io ho dato una risposta, ma ho dato una risposta che non intendeva affatto esprimere alla polemica del politica. Governo nel senso di sopravanzare le competenze regionali. Ho detto un'altra cosa, ma è stata un po' la riflessione che possiamo tutti fare, cioè il nostro sistema regionale è strutturato per quanto riguarda soprattutto l'aspetto sanitario su base regionale. Quindi questo significa che il coordinamento va fatto e lo facciamo volentieri, va fatto con tutti, è la ragione per cui oggi abbiamo avuto una lunga riunione, la ragione per cui in questi giorni stiamo lavorando fianco a fianco con tutti i presidenti delle regioni. Quindi per reagire a questa emergenza dobbiamo lavorare e coordinare i nostri sforzi a livello di governo nazionale, a livello di governo territoriale, utilizzando il braccio, permettetemi la metafora, il braccio armato della protezione civile, braccio operativo della protezione civile. E questa riunione, che è stata molto proficua, in un clima di piena collaborazione, ha dato quale esito? Io ho riassunto all'esito della riunione. Bene, abbiamo tre imperativi etici. Collaborare, 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 nell'interesse dei nostri cittadini. Una domanda. Alessandro Arona, Radio 24. Presidente, nelle ordinanze finora uscite nelle regioni del nord è sempre presente una misura, cioè l'obbligo di autodenuncia e di autoquarantena fiduciaria per chi arriva da zone a rischio segnalate dall'OMS, quindi anche da fuori Italia. Questa misura ci sarà anche nelle ordinanze in arrivo, quindi varrà per tutta Italia, anche per le altre regioni? Grazie. Ma guardi, adesso mi faccio entrare nei dettagli, anche perché le raccomandazioni che diffonderemo nel pomeriggio e saranno poi diffuse pubblicamente sono delle raccomandazioni molto articolate, sono state formulate dal Comitato Tecnico Scientifico e condivise dall'Istituto Superiore della Sanità. Io non ho competenza scientifica in questo campo, non ho alcuna competenza. E sarebbe presuntuoso, come dire, sopravanzare e sovrapporsi a quello che è il giudizio e a quelle che sono le valutazioni tecnico-scientifiche. Quindi loro hanno articolato quelli che sono tutti i comportamenti e sono raccomandazioni, indicazioni rivolte al personale sanitario e ovviamente a tutti i cittadini. Quindi sicuramente un messaggio lo ricaveremo e sarà chiaro quando leggeremo tutte queste misure. La prova tampone è una prova che va fatta solo in alcuni circostanziati casi. La prova tampone non va fatta diffusamente. Non è che uno oggi qualcuno avverte, non so, qualche di avere un'influenza, una febbre anche alta
e fa la prova tampone. Assolutamente non sono queste, vedrete, le raccomandazioni della comunità scientifica, dei nostri scienziati, dei nostri virologi. Quindi il fatto probabilmente in questi giorni di avere esagerato con la prova tampone è un fatto, voglio dire, che non risponde alle prescrizioni della comunità scientifica. Noi dobbiamo seguire quelle indicazioni, perché altrimenti finiremo col drammatizzare quella che è sicuramente un'emergenza sanitaria, ma un'emergenza sanitaria come questa va comunque affrontata con criteri di razionalità, seguendo dei protocolli molto lineari, di qui questa ordinanza di quest'oggi che riguarderà la restante parte del territorio nazionale. Diversamente noi avremmo l'effetto di diffondere false sicurezze, e in realtà le false sicurezze sono illusorie, generano in realtà confusione e soprattutto compromettono l'efficacia operativa del sistema di protezione che abbiamo messo su e che stiamo perseguendo. Giuliano Lasciarelli per Ala News Ansa Video. Continuano le domande, ci avevano detto una bugia, sembrava dovessero essere le ultime due, arriva ancora una domanda, sentiamo. I danni economici, parlo del PIL ovviamente, all'interno anche della programmazione che il governo aveva al tempo della manovra di bilancio delineato. Allora, è già iniziata una riflessione ovviamente, perché la responsabilità di un governo non è solo concentrarsi sull'emergenza sanitaria. Noi non dobbiamo dimenticarci, questo Paese deve marciare, continuare a marciare, anzi a correre. Però è chiaro che abbiamo già iniziato a svolgere un'attività istruttoria, addirittura abbiamo adottato alcune prime misure per quel che riguarda ovviamente l'impatto economico più diretto. Non vi saranno, credo, sfuggiti, ne avrete dato già notizia, che abbiamo disposto la sospensione dei pagamenti, dei tributi, delle ritenute fiscali per quanto riguarda cittadini, imprese che sono nella zona che potremmo semplificare chiamare rossa, cioè quegli epicentri che abbiamo individuato, quei focolai del coronavirus. In più abbiamo già concordato, e il Ministro Valtieri ha concordato con l'Associazione Bancaria Italiana, la sospensione delle rate di pagamento dei mutui, per esempio per i cittadini e le imprese direttamente coinvolte nelle aree dei focolai. E questi sono i provvedimenti che bene o male conosciamo, poi siamo bisogna fare i conti con un danno economico che certamente ci sarà. Maggiore, richiede delle misure molto più incisive. Abbiamo stanziato delle prime somme a caldo, 20 milioni, ma sicuramente ritorneremo, quelle sono delle primissime, un primissimo fondo. Ritorneremo con altre misure, altri stanziamenti. Tenete conto che abbiamo stanziamenti appostati presso nella disponibilità della protezione civile, che stiamo già utilizzando. Torneremo con altri stanziamenti, completeremo un'attività istruttoria, ma il messaggio che voglio dare chiaro agli italiani è che noi chiaramente stiamo varando un piano di misure anche per mitigare l'impatto economico diretto del coronavirus, quindi collegato all'emergenza sanitaria, ma nessuno può pensare che ci appagheremo di queste misure. Qualcuno ricorderà che ancora qualche giorno prima che venisse fuori questo picco di contagio io avevo ragionato di un'emergenza nazionale per quanto riguarda l'indice di crescita del nostro PIL. Il nostro sistema economico sì, è in crescita, era, almeno queste le previsioni per il nuovo anno, in crescita, ma cresce a ritmo troppo blando, troppo basso. Avevo già detto, avevo lanciato un chiaro messaggio all'esito del confronto con le forze politiche. Avevo parlato di una cura da cavallo, di una terapia d'urto. Noi stiamo varando delle misure per il rilancio del nostro sistema produttivo e economico. Anzi, questa emergenza sanitaria ci dà maggior forza, maggior rigore, ci infonde maggiore determinazione per elaborare un programma di misure straordinarie per il rilancio del nostro sistema produttivo. Lo faremo, ci riusciremo, chiameremo a raccolta tutte le forze del Paese, tutti insieme riusciremo a dimostrare come da un'emergenza il sistema Italia sa uscire a testa alta, agli occhi del mondo. Facciamo l'ultima domanda in diretta da Tagadà, la 7, prego. Sì.
Sì, salve, sono Maria Grazia Gerina di Tagadalla 7, siamo in diretta con Tiziana Panella. Volevamo chiederle degli ospedali che abbiamo visto, per cui sono transitati i pazienti positivi al test del coronavirus, sono diventati a loro volta un focolaio e hanno diffuso ulteriormente l'infezione. Volevamo domandarle, sono stati previsti dei protocolli nuovi per gli ospedali e anche la stessa cosa vale per i pronto soccorso che stanno fronteggiando l'emergenza? Ma su questo dovete assolutamente stare tutti tranquilli, i cittadini devono stare tranquilli. I nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie sono un'eccellenza del sistema Italia. Sin dal 1978, quando è stato istituito il sistema sanitario nazionale, mattone dopo mattone è stato edificato un poderoso sistema che dal punto di vista sanitario è un'eccellenza anche in termini comparativi rispetto al mondo. I nostri protocolli, quelli condivisi dalle autorità sanitarie nazionali e territoriali, sono efficienti, efficaci e quindi sono assolutamente non si è rispettato adeguati il protocollo per rispondere a questo a questa emergenza sanitaria e quindi per prevenire e curare quelle che sono, diciamo, le persone contagiate. Quindi nell'ospedale di Codogno c'è stato un problema, non Ma è guardi, stato rispettato non il è protocollo. Il momento delle polemiche. Durante la conferenza sono intervenuti anche le autorità, i dirigenti, l'assessore diciamo competente della Lombardia per chiarire che hanno una relazione in cui dimostra assolutamente che la piena correttezza dell'operato dei sanitari dell'ospedale Codogno. Non è questo il momento delle polemiche. Ditemi, rispetto a un'emergenza nazionale simile, rispetto all'impegno che ci viene richiesto, alle forze che devono rimanere concentrate per raggiungere un determinato risultato, che valore possono avere in questo momento le polemiche? Per me nessuno, perché io devo rimanere concentrato per perseguire al meglio con la massima, come dire, con il massimo raccoglimento delle mie forze. Non è una polemica sapere se i protocolli sono cambiati oppure no, se lì c'è stato una mancanza oppure no. Non era una polemica, ovviamente. Quello che volevamo capire è se attualmente, andando al pronto soccorso, ci sono protezioni, corridoi elaborati, condivisi di sicurezza. L'ho detto, sono stato molto chiaro. Va bene. Ho detto i cittadini possono stare tranquilli. Ovviamente anche i cittadini adesso poi leggeranno anche loro le indicazioni, abbiamo già diffuso delle comunicazioni. I cittadini non è che devono andare al pronto, anche quello sarebbe una condotta sbagliata, di andare al pronto soccorso per qualsiasi sintomo febbricitante. Ecco, però, ripeto, adesso non spetta a me fare lo scienziato o il medico. Queste raccomandazioni le abbiamo già diffuse, ma le diffonderemo, saranno ancora più chiare con questa ordinanza che diffonderemo in serata. Grazie a tutti. Grazie davvero a tutti. Allora, avete sentito le risposte del Presidente del Consiglio. Io ringrazio Maria Grazia Gerina. Era una situazione molto particolare in cui, insomma, per fortuna poi funzionava bene la comunicazione. Mi pare di poter riassumere le parole di Conte dicendo sicuramente collaborazione, 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 l'ha ripetuto 3 volte. Queste sono i 3 imperativi del Governo. Una riunione fiume con tutti i ministri, con tutti i presidenti di regione, e però anche c'è stato un passaggio sui tamponi e un passaggio sugli ospedali, quello che sul quale ha chiesto di fare chiarezza Maria Grazia Gerina, sui quali evidentemente dovremo tornare, perché ad esempio il Presidente del Consiglio ha detto che a proposito dei tamponi si cambia passo, perché è inutile fare tanti tamponi, bisogna seguire le indicazioni degli esperti, che noi immaginiamo siano state seguite anche fino a questo momento, quindi ci piacerebbe capire perché si cambia strategia, ma cercheremo appunto nel corso della puntata di avere delle risposte a tutte queste domande. Intanto voglio salutare Maurizio Molinari, direttore della Stampa. Ben trovato direttore, grazie per la pazienza, ma insomma sono giornate particolari. Voglio salutare anche il professor Umberto Galimberti, filosofo, spero di poter dire serenamente amico di questa trasmissione. Ben trovato, professor Galimberti. Buonasera.
Molinari, parto subito da lei. Collaborazione, collaborazione, collaborazione. Bisogna avere comportamenti uniformi. Insomma, mi pare che il monito sia a dire alle regioni no anarchia, alle regioni, ai comuni, alle province, cioè non andate in ordine sparso perché sennò non se ne esce più. Questo mi pare il primo punto, no, di tutto quello che ha detto Conte. Poi vedremo cosa sono nel dettaglio queste linee guida nel corso della trasmissione. Sì, questo sicuramente è il primo punto e bisogna dare atto al Presidente del Consiglio che questo approccio nei confronti delle regioni è teso a fare chiarezza e a omologare i comportamenti e le normative sui diversi territori. Tuttavia, con la stessa franchezza bisogna dire che questo approccio non è sufficiente, nel senso che ciò che manca è una narrativa chiara, delle istruzioni chiare ai cittadini su come comportarsi. Cioè, una cosa è il dialogo politico fra il Presidente del Consiglio e le regioni, dopodiché c'è un dialogo fra lo Stato e i cittadini in una situazione di emergenza. Sta allo Stato diffondere in maniera costante istruzioni, indicazioni, suggerimenti su come i cittadini si devono comportare se si trovano in una situazione di emergenza. Questa è la seconda necessità. Chiaro. E devo dire che su questo fronte c'è un po' di carenza, diciamo, da un punto di vista della comunicazione da parte del governo. E poi c'è il terzo fronte, ovvero come proteggere e tutelare le imprese e i cittadini italiani. Quindi l'economia che si trovano italiana all'estero. Assolutamente. Su questi due fronti, fino a questo momento, il governo è stato carente. E arrivo anche da Galimberti. Alessio, che succede? La domanda di Maria Grazia Gerina, che ha rivolto al Presidente del Consiglio, non era, diciamo, per amor di polemica, ma era anche dovuta al fatto che c'è un tema politico che si è poi riverberato in seno all'incontro che c'è stato poco fa, perché l'ANSA riporta, e non è stato ancora smentito, che il Presidente della Lombardia, Attilio Fontana, avrebbe abbandonato la riunione per poi tornare a collegarsi dopo un'incomprensione sul tema delle mascherine. Altre fonti citano un'incomprensione per le dichiarazioni ultime relative ai protocolli non rispettati, quindi un tema da questo punto di vista esiste, è sul piatto. Allora, io lo dico sinceramente, io non ho veramente nessun interesse ad infilarmi nella polemica politica, però c'è un punto, e da lì la domanda della Gerina, e cioè c'è un ospedale, quello di Codogno, in cui è chiaro che si sono ammalati pazienti, ma anche medici e anche infermieri, cioè che quello è diventato un focolaio. Allora, la domanda è lecita, cioè sapere se dopo quello che è successo a Codogno si sono modificati i protocolli di accesso agli ospedali e quindi, diciamo, protocolli tali da evitare quello che è accaduto a Codogno, è importante perché ne va della sicurezza di tutti i cittadini. Se invece i protocolli già c'erano e a Codogno non li hanno rispettati, bene, poi sarà il momento, il tempo di vedere chi è responsabile di cosa, però anche quello sarebbe utile saperlo. C'erano o non c'erano quei protocolli che sono ancora oggi vigenti? Sono stati modificati in seguito i protocolli? Sarebbe semplicemente utile saperlo. Io credo che questo tranquillizzi le persone, non è volersi infilare in una polemica. Professor Galimberti, le chiedo, mi aiuta a dire il coronavirus dal punto di vista psicologico che cos'è e che cos'è diventato nel corso di soli pochi giorni, da venerdì a oggi, per capirci? Da venerdì a oggi l'aumento progressivo dei contagiati ha creato dell'allarme e noi parliamo di paura, che è una parola veramente impropria, perché la paura è un ottimo meccanismo di difesa che ci consente di vivere. Certo. Se io non avessi paura di attraversare la strada e quindi non guardassi a destra e a sinistra, finirei sotto una macchina. La paura ha sempre un oggetto determinato. Il coronavirus invece è sì un oggetto determinato, ma così poco determinato che può venire da tutte le parti. E allora in una situazione di questo genere non si deve parlare di paura, si deve parlare di angoscia. E l'angoscia è una cosa seria, perché non sai come comportarti, contro che cosa ti devi comportare, che strategie assumere, che comportamenti adottare, perché non hai un oggetto preciso di riferimento.
Questa è la differenza molto importante tra la paura e l'angoscia. Perché e in qualche modo lei dice la paura ci protegge, ma per perché carità, ci mette in allarme e quindi ci protegge, mentre l'angoscia ma poi, no. L'angoscia no, perché la paura ha un oggetto determinato, se io vedo un incendio scappo, ma so benissimo dov'è il pericolo, mentre nel caso del coronavirus non lo so dov'è il pericolo, tutto è pericoloso. Esattamente la situazione psicologica che si crea con il terrorismo, che può venire da qualsiasi parte, a differenza della guerra dove il nemico lo identifica. Ecco, questo è il problema grosso. Nella situazione di angoscia io penso che bisogna evitare rigorosamente le polemiche, perché le polemiche aumentano il tasso di angoscia, nel senso che non solo non si sa da dove viene il pericolo, ovvero da ogni parte, ma per giunta si aggiunge anche l'incertezza di coloro che dovrebbero contenerlo. E questo mi pare eccessivo. Quindi un dovere etico è non alimentare le polemiche in questa fase, le polemiche le facciamo dopo, anche perché non tutte le polemiche probabilmente saranno innocenti, avranno tutto un risvolto politico. Sì, a voler essere anche solo un po' maliziosi, diciamo, viene da pensarlo. Io devo andare in pubblicità, vedo Alessandra Borella, che saluto, però devo assolutamente andare in pubblicità, ritorno da lei che è in Veneto, credo davanti ad un bar, anzi lo darei per certo considerato che vedo dei militari. Arrivo Alessandra subito dopo la pubblicità. Pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia del direttore della stampa Molinari, del professor Galimberti. Io avevo promesso ad Alessandra Borella di andare subito da lei, siamo in Veneto e precisamente dove, Alessandra? Siamo proprio in una delle zone che hanno limitazioni ristrettissime, come ha detto poc'anzi il Premier Conte, naturalmente non all'interno ma subito fuori. Parliamo di Vo Euganeo, noi in questo momento ci troviamo a Teolo, che è uno dei paesi che confinano con Vo Euganeo sui Colli Eugani, provincia di Padova. Alle mie spalle, se Luigi ve li può mostrare, come vedete ci sono i militari dell'esercito, questo perché io mi trovo proprio in uno dei 10 blocchi stradali che sono stati fatti qui da esercito, carabinieri e polizia, quindi tutte e tre le forze insieme, e che hanno circondato per molti chilometri l'area intorno a Vo. Quindi vi tranquillizzo, Vo è a qualche chilometro da qui, però la chiusura della strada è cominciata molto prima, quindi i militari non è possibile avvicinarci per noi neanche a loro, sono qui tutto il giorno e chiaramente coprono dei turni di 24 ore, e ci hanno detto che a tutte le persone che cercano di passare, perché ancora qualcuno cerca di passare, e prima abbiamo visto due ciclisti, vedete la strada adesso, questa strada che sale verso qui al confine tra Teolo e Vo, è una strada percorsa dai ciclisti padovani e veneti che la conoscono come le proprie tasche, perché qui ci vengono insomma a passeggiare o in bicicletta al weekend. Quindi oggi, questa mattina ne abbiamo incontrati molti, e anche poco fa mentre eravamo in pubblicità, poco fa sono arrivati dei ciclisti e i militari purtroppo hanno detto non c'è niente da fare, dovete tornare indietro. Ecco, vedete là oltre le transenne, non so se Luigi può stringere, sì, c'è una persona. Sì, ci sono delle macchine, c'è una persona momento, che sta lavorando a fare qualcosa, non riesco a capire. Credo che stia lavorando, perché qui vedete sono vigneti, comunque qui si fa il vino, si fa l'olio, ci sono dei campi e sicuramente quella persona sta lavorando, e quella persona si trova in questo momento comunque in una zona chiusa e blindata, non può muoversi, non può uscire, non può venire verso di me e non può neanche uscire dall'altro lato, quindi parliamo dell'altro lato di Vo, ai piedi dei Colli Euganei, qui è tutto blindato. Grazie Alessandra, poi ci ritroviamo più avanti nel corso della trasmissione. Allora voglio intanto, Alessio, il quadro della situazione, perché i numeri oggi non li abbiamo ancora dati, no? Questa i numeri è la del mappa contagio interattiva in tempo quasi reale della Johns Hopkins University, siamo totale di contagi superato l'80.000, 80.289 per la precisione. Quel rosso che vedete in corrispondenza della Cina è dove sono i focolai, anzi l'epidemia più intensa.
2.704 morti, esatto, il 98% dei quali in Cina. Questo puntino rosso invece, il più grosso di tutta l'Europa, è l'Italia. Siamo terzi in assoluto. I numeri che sono stati dati dal Ministero della Salute poco fa, 283 sono i casi di contagio, le persone positive, 7 deceduti, una persona guarita, ma sono numeri approssimati e dati per difetto, perché è arrivata poco fa la notizia di un nuovo caso positivo, questa volta in Liguria, ad Alassio, di una persona che pare avesse avuto contatti con Codogno, e sarebbero di 2 o 3 persone invece il bilancio della Sicilia, quindi di Palermo, dove stamattina c'era stato il primo caso. Allora Molinari, tra le altre cose mi colpiva di tutto il le risposte che il Premier Conte ha dato ai giornalisti, c'è stato un passaggio sulla questione economica, no? Non è che il paese già prima del coronavirus avesse numeri per i quali sorridere, inevitabilmente il danno economico del coronavirus si va ad aggiungere ad una situazione appunto già non felice, e però il Premier ad un certo punto ha fatto un passaggio in una delle risposte e ha detto, beh insomma, noi dimostreremo di poter uscire dal coronavirus e dalla crisi e trasformiamo questa vicenda in un'occasione. L'ottimismo di un Premier? No, il punto è che è una questione di tempo. Quello che è successo ieri sui mercati, non solamente l'arretramento forte di Milano, ma il fatto che sui mercati internazionali siano stati bruciati 1.000 miliardi e che Wall Street abbia registrato la seduta più negativa degli ultimi 2 anni, che tutto questo sia stato innescato dai timori sul coronavirus e che oggi i timori sul coronavirus sui mercati internazionali si identificano non solamente con la Cina ma anche con l'Italia, significa che qualsiasi merce, prodotto, rappresentante, azienda italiana che si trova, il cittadino italiano che si trova all'estero, immediatamente subisce l'impatto di un sospetto nei confronti del nostro paese. Ora, quindi non abbiamo molto tempo a disposizione per proteggere i nostri investimenti, i nostri imprenditori, il nostro export e i nostri cittadini che si trovano fuori. Serve dunque un'azione energica di comunicazione da parte del governo nei confronti della comunità internazionale, a cominciare dai nostri maggiori partner, per dare delle garanzie di sicurezza sanitaria pari a quelle che il governo esprime nei confronti delle regioni. Professor Galimberti, torno da lei e voglio ritornare sul tema dell'angoscia. No, lei prima diceva attenzione, noi continuiamo a parlare di paura, dovremmo parlare di angoscia perché le due cose sono differenti. Io le chiedo, quando proviamo angoscia, l'angoscia che effetti ha sul singolo individuo? Quanto ad esempio si manifesta nel far diventare l'altro un nemico, un portatore di pericolo? Quanto ci induce all'isolamento? E siccome l'angoscia non ha un oggetto determinato, allora la tendenza è quella di scaricare su qualcuno la colpa. Almeno si sa con chi se la prende, con chi prendersela. E questo è il problema. È la stessa cosa, per esempio, non so, che fanno i bambini. I bambini, per esempio, non hanno paura di niente perché non conoscono ancora i pericoli. Infatti devono essere continuamente accuditi. Ma se gli si spegne la luce nella stanza e non si sono ancora addormentati e non hanno più alcun punto di riferimento, si mettono a strillare come matti finché arriva la mamma a ricomporre la loro insicurezza col mondo esterno, che è attraverso l'accensione della luce, attraverso qualche carezza. Ma cosa succede? Quando strillano, anche per ragioni inutili, è sufficiente dargli uno schiaffo, magari non forte, che loro finalmente stabiliscono perché stanno piangendo. C'è una cosa determinata, il problema è passare dall'indeterminato al determinato. Il coronavirus è indeterminato quanto al pericolo. Allora cosa succede? La tendenza è di buttarla addosso a qualcuno, almeno si sa, è il cinese, prima i pericoli erano l'africano. Sì, peccato che adesso siamo noi, sono gli italiani, anzi i lombardi e i veneti, diciamo. Siamo diventati noi il pericolo. Senta, però, diciamo, questa nostra angoscia, la luce spenta, ci mette in contatto con, diciamo, la nostra fragilità e il fatto che mediamente noi viaggiamo nel mondo illusi di avere il controllo di quello che ci succede, di quello che facciamo, di quello che faremo. Ma certamente la tecnica ci ha abituato ad una serie di comodità, per cui per noi è ovvio aprire un rubinetto per avere l'acqua, ma stiamo scherzando, non è assolutamente ovvio. Oppure spremere un pulsante per avere la luce. È sufficiente per esempio un blackout di 6 ore che la gente non sa più dove è
E allora che cosa succede? Che siamo diventati il popolo, noi occidentali, il popolo più fragile della Terra, perché siamo i più tecnicamente assistiti. E di fronte all'interruzione di questa assistenza tecnologica finiamo per entrare di nuovo in angoscia. Che fare quando non va più la luce? Che fare quando non c'è più l'acqua? Ecco, questo o che fare, sarebbe interessante anche questo diffonderlo, quando l'aria non è più respirabile, cosa che invece ci passiamo sopra. E voglio chiedere anche a Molinari, perché c'è un altro aspetto di questo virus che ci fa interrogare, ed è il tema della globalizzazione, perché noi adesso ci stiamo abituando a guardare quella mappa e a vedere quei puntini rossi che abbiamo visto modificarsi, no? Crescere nel tempo, e fino ad un certo punto ci sembravano comunque lontani, li guardavamo con preoccupazione, ma ci sembravano lontani. Poi improvvisamente pure il nostro puntino è diventato un punto più grande e adesso sono gli altri che guardano, diciamo, con una certa preoccupazione noi. È la globalizzazione, mi verrebbe da dire, bellezza, no? La globalizzazione ha delle regole, nel caso della sanità a governarle e a rappresentarle è l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando l'Italia unilateralmente ha sospeso i voli dalla Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollevato delle obiezioni, ha fatto presente che bloccare i voli dalla Cina, consentendo comunque a chi arriva dalla Cina di entrare in Italia attraverso dei percorsi indiretti, avrebbe esposto il paese a pericoli. Il governo italiano non ha ascoltato l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i pericoli si sono manifestati. La globalizzazione che cos'è? È composta da più paesi che mettono assieme più esperienze che le condividono attraverso dei corpi multilaterali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel caso specifico del coronavirus, non è stata ascoltata dal governo italiano. Dopodiché però c'è anche un tema, direttore, che riguarda l'Europa, che ancora una volta si muove in ordine sparso. Cioè noi non siamo proprio abituati ad affrontare problemi che evidentemente non coinvolgono solo il paese Italia ma anche gli altri paesi europei, pensando di prendere delle decisioni comuni, pensando di arginare, ad esempio, di comportarsi nei confronti di un virus tutti allo stesso modo. Questo è assolutamente vero. Va detto, a onore del governo italiano, che da almeno 10 giorni il ministro Speranza ha chiesto alla Commissione europea e a Bruxelles di attivarsi sul fronte del coronavirus. Non è ancora arrivata una risposta formale da Bruxelles per due motivi. La prima è formale, che la competenza della sanità non spetta alla Commissione ma ai governi nazionali. La seconda, che è quella reale, e che i governi europei hanno il timore di affrontare la vicenda del coronavirus per un motivo molto semplice, che hanno al loro interno difficoltà logistiche di gestione di un'emergenza sanitaria che non sono diverse da quelle con cui si sta confrontando l'Italia. Il Quindi dal momento paese, in cui l'Italia ha acceso la lampadina, queste capitali si sono rese conto che le loro scorte sanitarie, le loro strutture sanitarie sono inadatte ad affrontare il rischio del coronavirus. Nella difficoltà di dare una risposta c'è stato e continua ad esserci da Bruxelles un assordante silenzio. Soprattutto sorprende il silenzio da parte di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, nuova, tedesca, insediatosi per affrontare le sfide del nuovo secolo, ma che in questo caso continua a tacere. E tra l'altro mi piace sottolineare, Alessio, un ultimo elemento che vorrei affrontare con il professore Galimberti, perché prima il professore Galimberti diceva il passaggio tra ciò che è indeterminato e ciò che è determinato ci aiuta a controllare l'angoscia, no? La luce accesa, la luce spenta, poi arriva la mamma, ti tranquillizza, magari anche con uno schiaffo, e tu ritorni al determinato, diciamo, e quindi l'angoscia si placa, mi pare di aver capito questo. Però diciamo una delle tecniche che io uso per controllare l'angoscia è affidarmi agli specialisti. Io penso, parlo con una persona che la sa, quella persona mi dice di cosa devo effettivamente preoccuparmi e di cosa non mi devo preoccupare. Ma noi siamo in presenza in questo momento anche di tecnici, di specialisti ai quali vorremmo con tutto il cuore, diciamo, affidarci, che la pensano diversamente, cioè siamo in una fase in cui anche la scienza non parla per voce unica. Questo è un ulteriore problema? Certamente, però è nella struttura della scienza stessa, perché noi pensiamo che la scienza sia la verità.
Invece la scienza è un sistema ipotetico, già. Avanza delle premesse, le verifica e poi dopo stabilisce delle leggi che non sono necessariamente le leggi di natura, ma sono le leggi conformi alle premesse che si sono anticipate. Una volta il professor Morrone in questo studio ha detto che la scienza è come l'amore, non c'è né mai né sempre. Che mi è sembrato un esempio molto chiaro, diciamo. Questa mi pare una bella definizione, anche perché forse perché l'amore però è un po' meglio della scienza, perché la scienza di solito è fredda, a differenza dell'amore. E tuttavia, cioè, la scienza non dobbiamo assumerla come una volta si assumevano i dogmi di fede. La scienza è incerta, è precaria, come precaria e incerta so. È la vita. E pertanto le opinioni sono differenti e poi alla fine si arriva ad un minimo denominatore comune che costituisce una base sufficiente per orientarsi. La cosa importante però è rivolgersi a questi corpi intermedi che sono i corpi della competenza scientifica rispetto per esempio al parere del mio vicino di casa o della portiera certo. del mio condominio, come nel caso delle vaccinazioni si è fatto questo, vero? Ecco, allora attenzione a eliminare i corpi intermedi, attenzione al rapporto il capo e il popolo, senza corpi intermedi non andiamo da nessuna parte. Perché poi, tra parentesi, quando uno sta male, non è che va dal vicino di casa né dalla no, portiera. No, tendenzialmente va dal medico diciamo. Grazie al professor Galimberti, grazie davvero, grazie al direttore Molinari. È stato un piacere come sempre. Alessio, che succede? Ci sono due notizie. La prima da Walter Ricciardi, Organizzazione Mondiale della Sanità, che adesso è anche consulente del ministro Speranza. Dobbiamo ridimensionare questo grande allarme. 95% delle persone guarisce, peraltro sapete che tutte le persone decedute versavano già in gravi condizioni di salute e noi sappiamo che questo ieri però ha preoccupato molto i nostri telespettatori che ci hanno scritto, telefonato, perché molti di loro, molte delle persone che ci hanno chiamato presentavano delle patologie pregresse, alcune tra delle quali anche molto tra l'altro il numero ce gravi. L'avete, continuate a chiamare perché fra poco apriamo il centralino e vi aiutiamo con il professor Giovanni Maga, direttore del CNR. IGM, qualunque cosa significhi io non lo so, adesso magari ce lo spiega lui, che saluto, è collegato con noi dallo studio di Milano, non lo vedo però va bene, Claudia Fusani e Davide Giacalone, facciamoli entrare. Allora, le nostre linee sono aperte, intanto chi vedo lì? Oh, Troianello, i nostri occhi a Codogno, dentro la zona rossa. Come stai, Tiziano? Lo ricordiamo che è un cronista del Giorno Quotidiano Nazionale, da venerdì è in quarantena e quindi sono i nostri occhi dentro Codogno. Come va oggi? Oggi, diciamo, più o meno come ieri, la città è semideserta. Ma oggi sei in strada però, non sei chiuso in casa, quindi oggi ci puoi far vedere un po' di più. Oggi, scusa? Che non ti sento. No, dico, sei fuori strada. Sono fuori strada. Ti posso far vedere qualche immagine della piazza, della strada principale, se vuoi. Per ora vediamo, non so bene, la tua mano. Oh, ora vediamo la strada. Beh. Questa è la strada dove c'è il comune. Questa è la chiesa, c'è qualche passante. La chiesa è chiusa, chiusissima, no? Anche perché sappiamo che non si possono fare messe, cerimonie di alcun tipo. Esatto, è tutto chiuso. Qui, non so se riuscite a vedere, c'è della gente in coda per entrare in farmacia. Si entra uno alla volta, anzi non si entra, si passa la ricetta e poi passano le medicine all'esterno. Ma scusami, ci possiamo avvicinare alla farmacia? Perché questa è una cosa interessante. Praticamente la farmacia è aperta, ma il passaggio della ricetta e delle medicine, dei farmaci, avviene attraverso una specie di spioncino? Cioè, come avviene? Una buchetta. Sì, sì. Una grata. Attraverso, diciamo, una cassetta adesso. Come le farmacie di notte. Uscita. Come il notturno. Il notturno nelle farmacie. Però qualcuno è uscito, l'abbiamo visto uscire dalla farmacia, quindi si entra anche in farmacia. Tiziano, dacci informazioni precise. Questa è una cosa che non era prevista. Non era prevista. Vuol dire che in alcuni casi si entra anche. Ecco, lì adesso abbiamo visto e viene data la ricetta. E adesso, plausibilmente, il farmacista va a prendere i farmaci e c'è, diciamo, lo scambio. Esatto. No, ricetta farmaci per la privacy.
Senti, qualcuno oggi da Codogno dice intanto che no, restiamo lì magari se possiamo, Tiziano, con l'immagine dal telefonino. Okay. Qualcuno dice che stanno finendo lì a Codogno le scorte alimentari e anche i medicinali. Vero o falso? Ti risulta? Sui medicinali non mi risulta, sulle scorte alimentari c'è l'assalto ai supermercati, c'è sempre gente in coda davanti agli ingressi e quindi è plausibile. Ma la merce c'è o no? C'è ancora. No, ci deve essere, perché sì. Sennò si denunciano i fornitori se non la porta. Mm. E poi oggi su Repubblica Visetti scrive che molti tuoi concittadini fanno strade alternative per evitare i posti di blocco. Ti risulta? Va bene, questo però. Guarda, questa esitazione mi sembra chiara, diciamo. Okay. Significa sì, mi risulta, però giustamente tu non ci direi mai nomi e cognomi. Dopodiché, no, ma voglio dire, l'esigenza qual è? Cioè, perché è chiaro che si mette a rischio poi anche il lavoro, cioè le persone che sono chiuse lì e perché devono proteggere se stesse e anche il resto della collettività, no? Diciamo che è un comportamento abbastanza irresponsabile. Bisognerebbe attenersi alle indicazioni e quindi rimanere all'interno della zona rossa. Mm. Senta, senti Tiziano, davanti non abbiamo visto entrare più nessuno, no? Per ora davanti alla farmacia. Entra. Era solo quella signora, siamo stati sfortunati, non ho capito perché. Ma come sfortunati? Stiamo raccontando, raccontiamo la verità, diciamo, non ci inventiamo niente. Allora, grazie per il momento Tiziano, poi eventualmente ci riaggiorniamo più tardi. Intanto, buon pomeriggio a te, grazie davvero. Anche a voi. Noi gli teniamo compagnia e ci facciamo raccontare, abbiamo trovato questo modo qui. Giacalone, se chi è nella zona rossa pensa simpaticamente di uscire, che danno fa? Fa un danno nel senso che viene meno alla ragione per la quale è stata istituita la zona rossa e quindi il tentativo di contenere il contagio. Noi non abbiamo, nessuno di noi è virologo, infettivologo, quindi siamo... chi lo fa di mestiere, noi no. Però l'Italia al momento non ha nessuna emergenza sanitaria, zero emergenza sanitaria, non sta succedendo assolutamente niente. Noi possiamo andare incontro, e forse ci siamo già, a una emergenza organizzativa, nel senso che se tutti vanno a riversarsi, quindi le misure prese sono misure destinate a contenere il contagio. Sono misure giuste, sono misure sbagliate, io ho deciso con me stesso che sono giustissime, che non ne voglio neanche discutere, perché se noi cominciamo così, quello che non deve succedere, quello che non deve succedere, e che invece purtroppo è successo, è che le autorità competenti abbiano cominciato a beccarsi pubblicamente l'un con l'altro. Questo è inguardabile. Adesso arriviamo anche a quello che francamente a me sembra occhio la parte meno interessante. Occhio alla responsabilità di chi racconta queste giornate con questi problemi, perché sennò poi scatta il momento freudiano, cioè il vostro inviato nel centro è in realtà quello era Freud in persona, che diceva siamo stati sfortunati, abbiamo visto una persona nel senso che il nostro inviato è un collega, sì, un collega prestato a raccontarci, l'avete simpaticamente destinato a definire, perché siccome il racconto deve essere drammatico, c'è una persona che si comporta normalmente, siamo stati sfortunati e inquadrati, ma è normale, così Tiziano non voleva dire quello, diceva per dire che siccome di solito non entrano, uno uscire, dice, ma anziché tutto blindato. Malizioso. Ma sono giorni che mandiamo in onda la guerra mondiale. 112 sarà certamente come dice Giacalone, noi sono giorni che proviamo semplicemente facendo il nostro mestiere ad informarvi rispetto a quello che accade e per esempio ci siamo chiesti cosa sta succedendo al 112, siamo andati al 112 di Milano, fatemi vedere. E nel frattempo preparatevi a casa perché apriamo i telefoni. Qual è l'emergenza, signora? È l'112. Ma ha febbre? Dalla mattina di venerdì le chiamate sono aumentate esponenzialmente man mano che si è divulgata la notizia della diffusione del coronavirus. La febbre è oltre i 38 gradi. Va bene, verrà ricontattata direttamente dal personale sanitario. Attenda la chiamata dell'emergenza sanitaria. Quelle verdi sono le emergenze di tipo sanitario. C'è una particolare concentrazione di segnalazioni di emergenza di tipo sanitario. La maggior parte delle chiamate, 3 chiamate su 4,
in questi ultimi giorni non erano vera emergenza, ma erano solo richieste di informazioni o di orientamento. Informazioni che vanno ad intasare quelle che sono le reali emergenze, sia inerenti al coronavirus che poi a tutte le altre emergenze che gestiamo nel quotidiano. Quindi in che termini è cambiata l'attività lavorativa? Quadruplicata, sono arrivate fino a 14.000 chiamate ieri. Si è diffuso il panico, quindi tutti quelli che sono i sintomi generalmente di un'influenza hanno portato le persone a chiamare per sincerarsi che non si tratti del coronavirus, quando ci sono altre linee dedicate per questo tipo di informazioni che ovviamente anche loro sono sature perché stanno ricevendo altrettante migliaia di chiamate. Le sto facendo queste domande perché nel caso in cui lei respiri bene e non abbia febbre superiore al 38 c'è un altro numero per queste informazioni. Una persona che due settimane fa ha preso un treno, è passato per Codogno e allora pensava di aver contratto il coronavirus. C'è molto allarmismo, la situazione è sicuramente seria, però bisogna anche cercare di non dare spazio al panico. Ritiene che sia necessario un intervento dell'emergenza sanitaria? No. Abbiamo raddoppiato i turni, richiamato tutto il personale, stiamo lavorando al massimo della nostra potenza a Milano, a Varese e a Brescia per gestire tutta la regione Lombardia, ma serve anche la collaborazione della popolazione perché ne faccia un uso ragionevole e consapevole legato alle situazioni di emergenza. Non so se ci può aiutare il professor Maga, che è un virologo e quindi non so quanto ne sa esattamente del 112, però diciamo possiamo dare una mano a casa, chiamate il 112 se, cioè quali sono le condizioni per cui uno deve chiamare o non deve chiamare il 112? Innanzitutto il sospetto deve venire se una persona risiede o nella zona in cui c'è circolazione del virus o nelle zone immediatamente adiacenti o se è certo di aver avuto un contatto ravvicinato con una persona che è attualmente sotto sorveglianza, in quarantena o eventualmente infetta. Allora, in quel caso, se c'è un rialzo febbrile improvviso... Oh, ma se quando c'è... diciamo rialzo febbrile, no, mi scusi, però siccome certo. Ci hanno chiamato, non lo so quante persone, ci hanno chiesto che vuol dire la febbre alta, vuol dire 37,5 o vuol dire 39? Quindi a 37,5 non chiamo, a 38,5 chiamo? Superiore ai 38 gradi si considera superiore un segno diagnostico, gradi. Esatto. Oppure se accompagnata da tosse secca e sintomi che purtroppo sono quasi identici all'esordio dell'influenza. Diciamo. Esatto. Quindi se c'è insieme alla sintomatologia un sospetto, diciamo, di un sostenibile, contatto pericoloso, di un contatto ravvicinato, non basta né essere passati vicino al paese, ma neanche, vuol dire, essere passati in treno e il treno si era fermato in una delle zone attenzionate. Allora, se c'è questo sospetto, ci sono i numeri dedicati, si comincia a esporre il caso e da lì si viene preso in carico dal sistema. Non serve andare al pronto soccorso, anzi è controproducente, soprattutto bisogna essere consapevoli che al di fuori delle zone in cui il virus sta circolando, che sono quelle attualmente isolate e al limite quelle immediatamente adiacenti, la cosiddetta zona gialla, non c'è rischio di infezione. Va bene, adesso io aprirei le telefonate, dovremmo già avere Laura da Ravenna, giusto? Mi fate sentire se c'è? Laura, mi sente? Sì, buonasera, buonasera signore, buonasera. Ben trovata, il professor Maga le risponde. Dunque, io sono 7 mesi fa, ho avuto una polmonite e sono stata ricoverata in ospedale con ossigeno e un piccolo versamento pleurico. Io adesso sono molto preoccupata perché per questo virus, da noi a Ravenna ancora non esiste questo virus, però non si sa mai. Io chiedevo se sono molto, come si dice? A rischio, lei ha la preoccupazione rischio, di essere più a rischio di altri. Prego, professor esatto, Maga. Esatto. Allora signora, visto che come giustamente lei ha detto, nella sua zona il virus non c'è, quel virus per lei non è un pericolo. In linea generale, le persone di una certa età, sopra i 65 anni,
Il fatto che lei abbia fatto una polmonite tanti mesi fa, quello non cambia molto il quadro. Se acquisiscono l'infezione possono avere delle complicanze, ma nella assoluta maggioranza dei casi il decorso è comunque benigno, anche se magari bisogna andare in ospedale. Però al momento questo è un problema che riguarda solo le persone che possono avere esposizione al virus, che è una cosa che nella sua zona non si sta verificando. Quindi, lei quindi deve nessuna stare preoccupazione tranquilla. Aggiuntiva perché nella sua così. Zona non c'è. Cosa? Però non credo che funzioni granché così. Adesso io faccio un altro mestiere, ma se qualcuno avesse chiamato ieri da Palermo, avesse parlato con il professore avrebbe detto guardi, non c'è nessun problema perché lei non sta in una zona dove non c'è. Stamattina c'era. Vabbè. Esattamente. Cioè, non mi sembra una dirimente così netta il fatto che non c'è. Il problema è che se non c'è in tutta Italia, allora o facciamo questo tipo di politica in tutta Italia, ma onestamente da un punto di vista epidemiologico ha poco senso, oppure facciamo quello che stiamo facendo, cioè abbiamo una attenzione elevata e nel momento in cui si presentano i casi li isoliamo. È molto facile che ci siano altri casi sporadici in altre zone, però anche bisogna capire che 3 casi in una regione come la Sicilia non costituiscono un rischio rilevante. C'era anche la Fusani, voleva fare una domanda al professore, poi riapriamo il telefono perché appunto lo abbiamo messo a disposizione delle persone che hanno un dubbio da casa. Prego, sì, no, la domanda, anch'io ho un dubbio perché non sono un virologo. Allora, abbiamo capito, e lo sapevamo, che i 7 morti purtroppo, dispiace per loro ovviamente, non sono morti di coronavirus, giusto? Sono persone che sono purtroppo morte per altre questioni e che avevano anche nel loro quadro sanitario, avevano anche il virus. Allora, questa storia, c'è un bisticcio di lessico gravissimo a mio avviso. La domanda, Claudio? La domanda è perché non si dice che 7 morti non sono morti di coronavirus? È una forse certezza questa, perché io la prendo da Claudia Fusani. Per scansare Fusani. Molte telefonate. È una sicurezza questa, non sono morti di coronavirus. Io quello che sapevo fino a questo momento è che erano persone, in alcuni casi malati oncologici, in altri casi persone che avevano anche delle patologie, ma che fosse escluso che siano morti di coronavirus, io non lo sapevo, però chiedo aiuto al professor Maga. Noi possiamo escludere che siano morti di coronavirus? Allora, io, a parte che non sono un clinico, non ho le cartelle cliniche, quindi mi devo basare su quello che anch'io conosco dei casi riportati. Quello che è certo è che in un quadro clinico gravemente compromesso come quello delle persone che si erano presentate, che purtroppo sono decedute, è difficile scomporre il contributo che può aver dato l'infezione dal contributo generale delle condizioni fisiche. Però non si può dire che sono morti per il coronavirus, professore. Perché è ugualmente un eccesso di questo. Però Claudia, è una domanda o è un'affermazione? No, cioè, abbiamo è una il virologo, facciamo rispondere il virologo. Ti sta dicendo che non lo può escludere. Se mi consente di intervenire, io ovviamente questa è una domanda che dovrebbe fare al medico che ha certificato il decesso, vedere le cause. Quello che posso dire è che io sono assolutamente d'accordo con lei, infatti è tempo che continuo a ripetere che è necessario abbassare i toni e ricordare che questo virus non è così letale come determinate informazioni o presentazioni possono far supporre, che è lo stesso contenuto della dichiarazione dell'OMS che abbiamo appena letto. Esatto. Mi fate sentire Anna, credo che chiami da Lecce. Anna, prego, buon pomeriggio. Pronto? Pronto, buon pomeriggio anche a lei. Allora, io volevo approfittare un attimo del numero che avete messo a disposizione per un paio di chiarimenti, se lei o i suoi ospiti possono chiarirmi appunto un dubbio. Allora, intanto pensavo a tutti i pendolari che sono costretti a prendere treni, appunto soprattutto in Lombardia, no? Ma quando i passeggeri scendono, questi vagoni vengono in qualche modo igienizzati, disinfettati o non è necessario, non lo ritengono necessario? Perché si parla tanto di mascherine, di altre precauzioni, gel e quant'altro per le mani, però volevo capire appunto... L'altra cosa, domanda cosa qual era, Anna? E l'altra domanda, volevo chiedere questo. Da oggi, da ieri, insomma ci sono 2 casi anche in Toscana, uno a Firenze e uno a Pescia. Le mie figlie dovevano recarsi, avevano programmato un weekend a Parigi per i primi di marzo. Volevo sapere
E siccome c'è stato quell'episodio delle isole Mauritius proprio ieri, no? Volevo sapere, essendo appunto il volo da Pisa a Parigi, secondo voi, se siete a conoscenza già di qualcosa, avranno dei problemi una volta atterrata a Parigi, quindi c'è qualche... Allora, diciamo, nel primo caso ci facciamo aiutare dal professor Maga, per il resto proviamo a ragionare insieme qui in studio, perché non è il virologo che ci può dare la risposta. Primo punto, dice Anna, ci sono una serie di pendolari, quelli che in particolare sono pendolari in Lombardia. Andrebbero igienizzati i vagoni, ci sarebbero da prendere delle precauzioni diverse, perché qui, professore, c'è il tema, no? Ad un certo punto venne fuori che il virus aveva una certa resistenza anche sulle superfici. Ne sappiamo qualcosa di più e dunque può essere pericoloso viaggiare, in particolare per i pendolari lombardi, ma poi forse anche per i veneti, poi insomma ovviamente possiamo allargare il ragionamento. Può essere pericoloso oppure no il virus e le superfici? Prego, professore. Allora, innanzitutto quella valutazione della resistenza del coronavirus nell'ambiente non era relativa a questo coronavirus, era un'analisi retrospettiva di dati raccolti sui virus della SARS, della MERS e dei coronavirus umani che normalmente circolano e che dava uno spettro molto ampio di resistenza a seconda delle condizioni di temperatura, umidità, superficie. In generale non si considera la contaminazione ambientale una via di trasmissione particolarmente rilevante, perché innanzitutto il virus deve permanere all'interno di goccioline, quindi in un ambiente semiliquido, non deve seccare, questo già comporta che ci possa rimanere poco, ci deve essere una carica virale elevata, bisogna che il contatto poi attraverso, diciamo, la mano sporca venga portato alle mucose degli occhi, del naso, della bocca, cioè c'è tutto un insieme di passaggi che rendono questo tipo di trasmissione. Quindi quando noi vediamo, abbiamo visto tante immagini, no, arrivare dalla Cina in cui vedevamo in azione dei meccanismi di disinfestazione, io li chiamerei così, di bonifica, che ne so, vedevamo sulle panchine, sulle strade, no, tante volte le abbiamo visti nelle immagini che arrivano dalla Cina, è perché lì la situazione è assai più complicata della nostra? È un eccesso di zelo? Perché? Diciamo che è più una via di mezzo tra sicuramente un eccesso di zelo, comunque una ulteriore implementazione in una situazione molto critica, e anche una manifestazione rassicurante. Voglio dire, anche durante l'epidemia di Ebola in Africa centrale. Si vedevano le persone che spruzzavano, ma da un punto di vista epidemiologico aveva pochissimo non significato. Non serviva a nulla, però serviva a tranquillizzare la popolazione, questo è il tema, diciamo, stiamo lavorando per voi. Che succede adesso? E poi la seconda domanda, sulla seconda e magari domanda, mi date una mano. Possiamo aiutare la signora anche con i documenti ufficiali che sono stati resi noti sul sito del Ministero della Salute francese. L'isolamento per il momento tra le varie aree del pianeta che vengono citate dal Ministero della Salute francese, per il momento ci sono soltanto la Lombardia e il Veneto, cioè le due regioni nelle quali si sono registrati i focolai. Per amor di precisione ricordiamo che i due casi toscani che ha citato la nostra telespettatrice, uno è un imprenditore che ha contratto, pare abbia contratto il virus a Singapore, che lavora, no? Che è un imprenditore quindi ha degli interessi economici là e quindi un viaggio in andata e ritorno. L'altra persona è collegata al focolaio di Codogno, perché è un informatico quindi che è rientrato Lodigiano. Da Codogno. La Toscana al momento non è nella lista delle zone che vengono ritenute a rischio quindi, dal governo diciamo, francese. Mi rivolgo anche all'altra toscana dello studio, a Claudia, quindi diciamo che la signora può stare tranquilla, i figli non dovrebbero essere fermati. Penso io spero un'altra cosa, che da qui a quando ci sarà il viaggio di questi ragazzi, Bruxelles, è una cosa di cui stavate parlando prima, assuma un messaggio chiaro rispetto a tutti i paesi europei, rispetto alla comunità europea di cui noi facciamo parte, e quindi anziché lasciare le cose all'iniziativa personale di un ministero degli esteri piuttosto che un altro, io confido molto che Bruxelles assuma un messaggio chiaro e spazzi via queste situazioni deliranti, perché voglio dire, ci sono ragazzi che studiano a Londra e che vorrebbero tornare a casa un weekend, non possono, perché sennò non possono più tornare a studiare. Allora stiamo veramente, quando dicevo prima che è un delirio collettivo, purtroppo è un delirio collettivo, cioè oggi c'è la home page dell'ambasciata cinese, Forza Italia, Forza Cina, non so se vi consiglio di andarla a vedere. Forza voglio Italia, sentire Forza Enrico Cina. Enrico sta chiamando da Torino e poi do la parola a Giacalone. Io pongo a questo delirio. Enrico, mi sente? Pronto?
Pronto, sì, la sento, buongiorno. Buon pomeriggio a lei. Dunque, due domande velocissime. Visto che è difficile reperire, sempre più difficile reperire dei prodotti per disinfettare le mani, volevo sapere se un mischiare la candeggina con l'acqua può essere efficace e se facendo, anche se usandola saltuariamente, si rischia di difendersi dal coronavirus e da intossicarsi dal cloro, il che non sarebbe il massimo. La seconda domanda è, può essere paragonabile alla spagnola questa cosa? Perché nonostante quello che si dice, quello che si cerca di sminuire, con la spagnola, lei mi insegna, si moriva soffocati dal sangue acquoso, dal muco e dai polmoni che si disintegravano. È così? Allora, grazie intanto ad Enrico, giriamo le domande al professor Maga. Io mi dispiacerebbe rovinarmi le mani con acqua e candeggina tutti i giorni e più volte al giorno, però magari Maga ci aiuta. Cosa dici, Claudia? C'è un'ottima ricetta per farsi questo disinfettante in casa. C'è una buona ricetta sul web fatta, è stata postata da un professore. Dico, ora ci sono tutte le dosi, non me le ricordo a mente. Ce l'ho sul telefonino perché comunque l'ho presa anch'io, però se uno la cerca sul web uno si può fare il disinfettante sì, in casa. Sì, purché non ne trovi magari altre che non sono fatte da professori. No, questa è certificata da un professore. Chiedo al nostro professor Maga, effettivamente c'è tutta la storia dei disinfettanti che praticamente non si trovano più oppure si trovano a delle cifre spaventose, se è stata aperta anche un'inchiesta. Però possiamo, diciamo, risolverla con altro tipo di materiali? Allora, sulla candeggina ci andrei cauto adesso, come dire, sicuramente ci saranno magari anche delle ricette, però ricordiamo che non è un agente che faccia molto bene alla pelle. Questo virus è delicato, cioè un rivestimento, diciamo, di grassi che può essere disgregato anche semplicemente da un sapone. Se uno prendesse una saponetta e si lavasse le mani con dell'acqua e sapone, sarebbe sufficiente per inattivare il virus. Poi è più comodo avere i disinfettanti, queste creme igienizzanti, va benissimo, ma non è necessario usare degli agenti particolarmente aggressivi per inattivare il virus sulle epiderme. È sufficiente l'acqua e il sapone, dopodiché se siete in giro, vi organizzate diversamente, ma vi portate una bella saponetta, come facevamo un tempo, nella scatoletta, si ricorda Giacalone? Andavamo a scuola con la scatoletta. Appunto, si andava a scuola con la scatoletta. Altra cosa, si può paragonare alla spagnola? Arrivo da Alessio Singer. Questo è importante, non c'è assolutamente nessun paragone tra questo virus e la spagnola per diversi motivi, innanzitutto l'aggressività, la letalità che nel caso della spagnola è stata molto maggiore, sono due virus completamente diversi, ma anche la sintomatologia. Questo coronavirus non dà una sintomatologia così grave, così acuta come dava la spagnola. Gli unici casi veramente che sono dovuti essere ricoverati in terapia intensiva e anche quei decessi nella maggior parte che noi vediamo sono soprattutto di persone che avevano delle fragilità. La spagnola invece uccideva i ragazzi di 20 anni. Anche, insomma, sì. Non c'è nessun paragone che possa reggere tra questo virus e abbiamo chiarito virus anche questo punto. Alessio, c'è che succede? Invece un telespettatore che ci scrive, fa sempre la stessa richiesta all'hashtag all'esperto chiedo da ieri ed era rimasto indietro nelle risposte, però parzialmente il professor Maga forse ha già risposto. Chiedo un po' di chiarezza sul comportamento del coronavirus per bambini e adolescenti. Allora, facciamo una cosa, bambini e adolescenti ci torniamo subito dopo la pubblicità perché io sono ormai già parecchio avanti. Voglio solo dire una cosa prima di andare in pubblicità, che in questi giorni quando si è parlato delle persone che non ce l'hanno fatta, delle vittime da coronavirus, che al momento sono 7, giusto Alessio? Sì, sì, sì. Si è detto, vabbè, però erano pazienti oncologici, vabbè, però erano anziani. Sono persone che non ci sono più, ci sono le famiglie. No, ma mica lo dico a noi, lo dico in generale, perché poi davanti ad una grande paura la reazione che hai è di dire, sì, però teniamo presente che anche se sono un paziente oncologico combatto con tutte le mie forze per vivere, ovviamente. Questo. Ma non sto parlando di Claudia Fusani. No, parlo più in generale del fatto che si è detto questo. Insulta, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Sono rimasti con noi Davide Giacalone, Claudia Fusani, il professore
Giovanni Maga, che è collegato con noi da Milano. Ci ha raggiunti Luca Fraioli, giornalista scientifico. Ben trovato. Io vi porto subito, nel frattempo stanno arrivando le telefonate, prometto che riapriamo lo studio per il professor Maga. Professore, grande successo, cioè ci sono un'infinità di persone che chiedono di parlare con lei e di avere delucidazioni. Vi porto però a Torino per vedere, perché noi abbiamo detto, al momento, quello che sappiamo, chiedo aiuto anche a Claudia per descrivere quello che abbiamo oggi. Noi abbiamo due focolai, quelli che sono stati definiti focolai, che sono uno in Lombardia e l'altro a Cologno. A Codogno, nell'Lodigiano, esatto. Una 10 comuni in zona rossa. Beh, il resto Lombardia è zona poi gialla. Ci sono alcuni casi in altre regioni, sono comparsi collegati, in Liguria, sono comparsi in Toscana, quasi collegati, sempre collegati o alla Cina o a queste, esatto, due zone, o a una delle due zone. Questo è quello che sappiamo. In Piemonte quanti casi ci sono, Alessio? 4. Vediamo subito dal... No, tanto per 3. Non dire al momento il bollettino, l'ultimo bollettino parla di 3. In Piemonte si parla di 3 casi, quindi adesso meno io stamattina vi porto a Torino per farvi vedere come si è organizzato l'ospedale. Però chiedo alla regia di aspettare un attimo perché vedo finalmente Elena Testi. Mi aprite, Elena Testi? È stato un arrivo sul posto complicato quello di Elena Testi. Ma adesso Elena è dove? Sì, Tiziana, siamo, però adesso siamo qui, siamo, questi sono i posti di blocco, la strada come vedi è impossibile da transitare, quindi le persone non possono passare, le auto vengono fermate costantemente e in quella direzione si va verso Casal Pusterlengo. Qua ve lo faccio vedere, invece ci sono altri posti di blocco, i camion che arrivano per portare le merci vengono fermate, lì vedete una camionetta della polizia, vengono effettuati i controlli, tutte le persone che arrivano hanno la mascherina, quindi i controlli sono serrati, sono addirittura aumentati e le principali forze dell'ordine qui in questo accesso, in questo checkpoint, sono carabinieri e polizia, ma ricordiamo che stanno lavorando anche la Guardia di Finanza. Che vuol dire i camion che arrivano? I camion arrivano lì e scaricano delle merci? Cioè, cosa succede? C'è lì la distribuzione? No, Tiziana, allora, siccome non tutti i checkpoint sono segnalati, chiaramente da Google Maps non si capisce dove in realtà sono i checkpoint, i camion arrivano non sapendo che queste zone sono bloccate, quindi è impossibile continuare il percorso. Ah, non sanno se lì possono transitare oppure no, talvolta arrivano e devono poi fermarsi, insomma. Vengono, appena arrivano, vengono deviati dalle forze dell'ordine che spiegano appunto ai trasportatori, certo, quale strada poter percorrere per continuare. Va bene, grazie Elena. Intanto poi dove te ne vai? Perché Elena c'ha sempre delle idee un po' stravaganti. No, non torna qua, già che lo perché racconta le cose poi, che succedono. Poi andrò in un altro checkpoint dove avremo appunto con le forze dell'ordine che ci spiegano anche come stanno che tipo di lavoro gestendo stanno la situazione facendo d'emergenza. Va bene. Noi invece, come esatto vi avevo detto, ce ne andiamo a Torino a vedere come si sono organizzati per le persone che arrivano in ospedale, perché uno dei come grandi attende temi è la terapia, io arrivo in ospedale, che faccio? Vado al pronto soccorso? Non per il coronavirus, io arrivo in ospedale perché ho bisogno di cure. Che mi succede? E io invece che temo di avere il coronavirus, seguo un percorso diverso? Vi faccio vedere a Torino come si sono organizzati. Come mai indossa la mascherina? Ma è solo per precauzione, perché siamo in pronto soccorso, però lì tossiscono tutti e quindi... E proprio per evitare che i pazienti del pronto soccorso si contagino tra loro con il coronavirus, fuori da tutti gli ospedali del Piemonte sono state allestite queste tende. Questa tenda non facciamo diagnosi, assolutamente, e non esistono test rapidi che possano essere eseguiti in questa tenda, assolutamente no. I pazienti sospetti entrano qui dentro. Vengono valutati dall'infermiere, nel momento in cui vengono classificati come potenzialmente sospetti, proseguono il percorso. Prendono una via preferenziale che è quella che vedo in questa palazzina davanti a sinistra. Alle Molinette, il più grande ospedale del Piemonte, le tende sono già in funzione.
Ogni paziente che arriva in pronto soccorso, che abbia la febbre o che abbia il mal di pancia, viene misurata la temperatura di paziente. Misuriamo la temperatura. Siete sempre vestiti così voi infermieri? Sì, siamo bardati in questa postazione, principalmente sì. Abbiamo il camice che ci protegge, la mascherina col filtrante e i guanti. Se la temperatura è alta? Noi lo facciamo entrare qua dentro e gli mettiamo subito una mascherina di protezione, le mascherine chirurgiche. Allertiamo il medico e lo indirizziamo dentro la stanza di isolamento. Sia per la protezione dello stesso paziente, ma la protezione anche per gli altri sanitari nell'area calda di triage e soprattutto per gli altri utenti che possono sostare in attesa di essere visitati. Quanti pazienti sono passati dal pronto soccorso? Oggi 160. Di questi casi sospetti indirizzati nel percorso dedicato? Oggi nessuno. Allora, professor Maga, riparto da lei. Si è parlato tanto, no, del ruolo degli ospedali, si è parlato tanto anche del lavoro di medici e infermieri che continuiamo a ringraziare, stanno facendo dei turni pazzesco, incredibili, e sono assolutamente sotto sforzo, perché alcuni di loro lavorano ininterrottamente per anche perché non so anche quante tutto ore. Il resto, poveretti, no? Dopodiché però si è anche detto che, ad esempio, nell'ospedale di Codogno c'è stata una situazione particolare sulla quale pure più avanti magari arriviamo, dopodiché diciamo quello che abbiamo visto a Torino è una situazione utile e sarebbe da replicare? Per evitare la commistione di eventuali pazienti, no? Certo. Un dato che è emerso già dall'epidemia in Cina è che effettivamente c'è stato un tasso di infezione nosocomiale, cioè a livello di ospedale per gli operatori sanitari rilevante. Rispetto, come dire, al rischio normale, l'operatore sanitario è sempre più esposto. Allora, quello che ho visto è sicuramente un percorso molto attrezzato, molto appropriato. Io non voglio giudicare se sia in questo momento necessario lì a Torino, ma certamente nelle zone di circolazione del virus darebbe maggiore sicurezza e anche maggiore, come dire, tranquillità sia alla popolazione che agli operatori. Sull'implementazione di queste misure è chiaro che deve dare le disposizioni, certo, il ministero competente. Però diciamo che è un modello che ci piace abbastanza. Diciamo. Fraioli, adesso abbiamo capito che cambia il nostro modo di fare i tamponi. Cioè, prima, sì, abbiamo fatto i tamponi a tutti, tant'è che si era detto ad un certo punto, beh, la Francia ne ha fatti 400 e noi ne abbiamo fatti 4.000. Adesso è diventato, facciamone un po' di meno e li facciamo solo alle persone sintomatiche, cioè a chi presenta dei sintomi. È così? È così. Naturalmente, probabilmente è dovuto anche al fatto tecnico di avere abbastanza kit a disposizione, personale specializzato, perché come abbiamo capito non è un qualunque paramedico che può fare questo esame e dare una risposta certa. Quindi è probabile che abbiano fatto una scelta di questo tipo. Certo, se, come qualcuno ha scritto, noi abbiamo molti casi perché abbiamo fatto molte verifiche, si potrebbe anche supporre che dietro che ci sia... Che puoi abbassare il numero, vedi la maliziosità. Giacalone, che è il più malizioso di tutti noi, chiedo due cose. Oggi una, il Premier Conte, abbiamo sentito in conferenza stampa anche le risposte ai giornalisti, a proposito dei tamponi, ha detto ad un certo punto, me l'ero segnato da qualche parte ma non lo troverò mai più, sì, l'ho trovato, ha detto, beh, noi faremo le prove dei tamponi, attenzione, secondo indicazioni degli specialisti, non è che ce lo inventiamo noi. Io immagino che anche nel primo caso lo avessero fatto secondo le indicazioni degli specialisti. Lei che dice? Mi rassicura sul punto? Allora, qua ci si è dimenticati che c'è stato il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. Lo stato di emergenza non è uno stato d'animo, è uno stato giuridico, cioè una condizione giuridica per la quale le intere decisioni vengono avvocate in un punto solo, cioè al governo. Bene, perché qui tutti chiedono cosa fa Bruxelles, ma ci si dimentica che in Italia non esiste il sistema sanitario nazionale, abbiamo tanti sistemi sanitari regionali, quindi manco in Italia si fa ovunque la stessa cosa. Con lo stato di emergenza si avvoca tutto e quindi da quel momento in poi la domanda è: A, voi che direttive e che protocolli avete diffuso? B,
se c'è stata una violazione. Poi intendiamoci, in condizioni come questa non è che si tratta di dare addosso la colpa, se c'è stata una deviazione rispetto a quello, è meglio e saperlo. Qui però stiamo arrivando alla polemica politica, c'è stata, per esempio, lo sbarco. Io chiedevo lo specifico del perché cambiamo quindi strategia. Nello specifico della cosa, la vicenda è... si seguono le direttive che sono impostate dai cosiddetti esperti. I cosiddetti esperti cambiano nel tempo. Per esempio, il dottor Walter Ricciardi, Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello che aveva detto che bloccare i voli era una super sciocchezza, che questo ci avrebbe creato delle difficoltà. Prima gli hanno dato addosso, adesso ieri è diventato consulente del Ministero della Sanità, quindi che ci sia una modifica in corso d'opera si vede anche da questo. Dopodiché forse c'è anche la questione dei numeri, perché insomma tutti gli altri hanno cominciato a guardarci male da una parte per i nostri numeri e dall'altra forse semplicemente i kit costano, serve il personale per farli, quindi non è facilissimo. Tuttavia la strategia giustamente è quella dettata dall'OMS, sappiamo che in queste ore c'è una delegazione dell'OMS in Italia e quindi quello detta la linea, c'è bisogno di un'unica voce. E domani voce ci sono l'OMS. I ministri della sanità europei qua a Roma. Arrivo Fusani, vedo nel frattempo Paolo Crepè, facciamolo entrare vi prego, psichiatra, autore tra l'altro di Libertà, come sta? Molto bene, si accomodi sfebrato. Pure qua. 36 e 2 se vuole sapere. No, io stavo serena prima. Insomma, ha detto questa cosa già. Non ha tosse. No, sai perché? Sono gli asintomatici più ingannevoli. Sono quelli che ti fregano. Allora, ieri, per dire a che punto siamo arrivati della mia materia, dopo 270 minuti di ritardo. Milano, perché Roma, ieri erano paralizzati i treni, l'alta velocità. Sì, vabbè, lasciamo perdere. No, lo dico a casa, magari non lo sanno. Un tassista con tanto di mascherina, che sappiamo non serve a niente se stai bene, ha chiesto a una signorina, fra l'altro giovane, carina, che entrava. Io ero dietro, quindi non potevo non sentire. Scusi, lei sta bene? Vabbè, follia siamo entrati. Siamo immersi nella follia. Ma in che follia siamo entrati? Ma magari era diretto al policlinico, no, se magari stava male, che stava sulla strada. Ma noi come le metabolizziamo le paure che stiamo assorbendo? No? Perché poi ci sono le nostre, ma pure quelle degli altri. La paura che si sta diffondendo, il panico, non chiamatelo psicosi, che la psicosi è una malattia diversa, molto peggiore, che si chiama schizofrenia, che grazie al cielo non abbiamo un'altra cosa di schizofrenia, ma ci stiamo andando vicino, perché uno che dice lei sta bene, e cosa pensai che ti dicesse? No, sto per morire. C'ho 90 di... diventa molto, ma molto, ma molto più difficile da sradicare di quello che stiamo facendo. Pensiamo alle scuole. Ecco, appunto. Pensiamo alle scuole. Allora, io ho avuto una conferenza che mi è stata testé chiusa in un non dico la città del sud, dove non c'è nessuno in quella città, nessun allarme in quella specifico regione, nelle regioni vicine, e i presidi hanno chiuso le scuole e non possono farlo. Il problema oggi, allora, adesso questo. C'è questa ordinanza però che stabilirà con più chiarezza. A un certo punto oggi è uscita una notizia sul web falsa, però con il team del Ministero dell'Interno, quindi uno leggeva quelle scuole dice, chiuse in tutta Italia, girava questa notizia. C'è. Quindi hanno svuotato gli asili, hanno svuotato le scuole, i genitori sono andati a... Non è vero niente, è tutto sì, falso. Ma lei capisce il danno nella testa di una di un ragazzo, madre, di una madre, ma io, di guardi, un bambino, anche del bambino che a un diciamo. Certo punto... No, vabbè, a parte il bambino, ma i bambini sono plastici, li racconti, giocano per forza, gli adolescenti un po' più. Ma la mamma che deve decidere ad un certo punto, senza alcuna cognizione di causa, perché magari fa... lo tengo a casa, lo mando a scuola, lo mando agli amici. Non necessariamente quattro lauree in medicina. Cioè, no, ci capisco poco io che sono medico, ci vuole un virologo di Farma Internazionale per capire queste cose. Ma io chiedo, a quella mamma non gli verranno
gli incubi notturni il giorno in cui dovrà decidere lei di riportare quel bambino qui. Questa è la ragione per cui noi abbiamo il telefono aperto e chi ha qualche dubbio, siccome c'è il virologo, almeno qualcuno proviamo a risolverlo. Che succede, Alessio? Una dichiarazione su Twitter del governatore della Liguria Toti, ricordiamo che c'è un caso in Liguria, notizia di poche ore fa, la paziente trovata positiva al coronavirus attualmente in isolamento al San Martino di Genova è entrata in contatto con il personale sanitario del pronto soccorso di Albenga senza alcuna misura di protezione. Questa è la dichiarazione di poco fa di Toti, mentre prima nel servizio abbiamo visto le tende, saranno approntate anche in 31 ospedali del Lazio le tende pre-triage, prima tra tutti allo Spallanzani, che è uno dei centri nevralgici della gestione del coronavirus. Quella stessa struttura, quella stessa situazione che abbiamo visto prima nel servizio di Torino, cioè che differenzia, diciamo, i percorsi dei pazienti che hanno il sospetto di avere un problema di coronavirus. Allora, ditemi se siamo pronti per dare, diciamo, la possibilità a chi ci telefona da casa di interloquire con il professor Maga. E proverei a fare qualche telefonata una dietro l'altra, così poi andiamo avanti con il nostro racconto. Dovremmo avere al telefono Maria da Anagni. C'è Maria? Sì, sì, sono qui. Bentrovata Maria, buon pomeriggio. Sono prego qui, la domanda. Buonasera. Buonasera e complimenti, vi seguo sempre. Grazie. Io volevo dire questo. Ho provato da stamattina più volte a fare il numero nazionale 1500, ma senza esito. Sempre occupati. Poi ho provato a chiamare voi. Io sono preoccupata perché ho una figlia ventenne che da circa 3 mesi ha iniziato il tirocinio e per scienze infermieristiche presso Policlinico Tor Vergata di Roma. La mia figlia mi dice che loro non hanno in dotazione delle mascherine, diciamo, con filtri idonei, bensì banali mascherine. A me questa cosa naturalmente mi preoccupa, perché non so quanto queste mascherine la tutelino da eventuali contagio. Va bene, grazie Maria. Questo. Le faccio rispondere dal professor Maga. Ha ragione Maria di essere preoccupata, cioè lei dice, attenzione, stiamo parlando del Lazio, più in particolare stiamo parlando di Roma. Roma non è un focolaio, però lei dice, siccome si sentono tante cose sugli ospedali e quindi capisco il nesso con l'ospedale, mia figlia fa il praticantato lì, fa il tirocinio lì e non hanno mascherine, non hanno dotazione di nessun tipo. È un problema? Dovrebbero averla una qualche dotazione? Allora, questa è una domanda al limite da rivolgere alla direzione sanitaria dell'ospedale. No, certo, capisco, non dipende certo da lei, però per capirci, sarebbe utile, dal punto di vista del virologo, sarebbe utile che le persone che lavorano in un ospedale in un momento come questo, ancorché in un luogo che non è un focolaio, avessero la mascherina quantomeno, i guanti per esempio, gli occhiali se vogliamo esagerare. Prego, dipende, professore. Dipende dalle mansioni, dipende dai reparti in cui sono impiegati. Questa è una ragazza, una tirocinante, quindi sarà gestita come tirocinante, avrà delle mansioni ben specifiche. È chiaro che se lavora in PS, dovrà pronto soccorso, dovrà avere un determinato tipo di protezioni. Se lavora in un reparto dove non arrivano gli infettivi, ne avrà un altro. Voglio dire, ci sono delle regole che disciplinano la gestione del personale in formazione, soprattutto, che sono in realtà molto più cautelati perché proprio giovani e quindi sotto la responsabilità del personale dipendente. Per cui, al di là della valutazione del caso singolo, che come dicevo non posso fare, ma in generale la gestione di questo personale negli ospedali, soprattutto in un ospedale così grosso e con una lunga storia, dovrebbe essere sempre secondo i protocolli. Quindi approvati. Possiamo ben immaginare che se il tirocino lo sta facendo in un posto dove non è necessaria, diciamo, una dotazione particolare, non le daranno la dotazione, ma Maria può stare tranquilla. Posso Prego? Fare una considerazione su quello che ha detto la signora, che ha chiamato tutta la mattina il numero. Certo, e questo è l'altro elemento, il 1500. Allora, ecco, allora, secondo me, tra le tante cose che il governo ha allo studio, dovrebbe potenziare, perché la signora non ha chiamato perché versava in gravi condizioni, ha chiamato per avere un'informazione alla quale ha risposto un esperto presente in una trasmissione televisiva. Allora, probabilmente bisognerebbe
potenziare i numeri di soccorso, cioè quelli dove veramente bisogna chiamare per essere ricoverati eventualmente, perché siccome la signora ci si mette al telefono e non si trova nessuno per una mattina, poi si finisce ad andare ma in pronto soccorso senza mascherina. Non sono da rivolgere. In realtà non dovresti proprio chiamare il 1500 per quel tipo di informazioni. Per dare informazioni di rispetto per generale. La mamma preoccupata per la figlia, però insomma. No, però c'è un tema che sta, diciamo, sottolineando Fraioli, e cioè in realtà è possibile che anche il fatto che il 1500 e il 112 abbiano un sovraffollamento è possibile sia legato proprio al fatto che molte persone vorrebbero una serie di informazioni che evidentemente non riescono ad avere altrimenti. Ma sicuramente la ragazza allora, è così forse brava se ci fosse un numero di telefono dedicato a questo ulteriore, che non è di chi sta male, ma di chi vuole avere delle informazioni più in generale, magari libereremmo il 1500 e il 112, non so, provo a dire, perché noi da ieri che abbiamo aperto il telefono e siamo inondati di telefonate. No, ma ovviamente perché non sono tutte persone che stanno male, sono persone che magari vogliono semplicemente delle indicazioni. Alessio? Altre notizie, la Giordania chiude agli arrivi di italiani, sappiamo che è una meta dove ci sono tantissime persone che vanno, anche le Seychelles chiudono agli italiani e poi dalla Gran Bretagna è salito a 6 il numero delle scuole chiuse dopo che alcuni alunni sono rientrati dalla settimana bianca in Italia. È allora, un caso nuovo in Trentino. Ho un tassativo, devo andare in pubblicità, ci salutano la Fusani e Giacalone, grazie per essere stati con noi, andiamo in pubblicità e ci troviamo tra pochissimo. Tornati in studio, sono rimasti con noi Paolo Crepè, è rimasto con noi Luca Fraioli, è arrivata Sarina Biraghi della Verità, è rimasto con noi il professor Maga e so che state continuando a chiamare, adesso riapriremo i telefoni, ci dovete dare solo un attimo di tempo perché abbiamo anche cose che vogliamo raccontarvi e dovremmo essere collegati con una persona. Dunque, vi ricordate il paziente 1, quello che abbiamo definito il paziente 1 dell'Odigiano, Mattia, 38 anni, manager di Codogno, sportivo. Una delle cose che sappiamo è che giocava a calcio in una squadra amatoriale. Ora noi dovremmo essere collegati con una delle persone che giocavano a calcio con lui, che hanno giocato anche quella partita nella quale, a partire dalla quale poi sarebbero risultati positivi 7 compagni di squadra. Io lo chiamerò Alessandro, è un nome di fantasia, perché tutti loro si stanno proteggendo ed evitano di diciamo dichiararsi, e quindi saluto Alessandro, se mi sente, se è collegato con noi. Alessandro, mi senti? Buonasera. Intanto grazie per aver accettato il nostro invito in ore che immagino non siano facili né per lei né per i suoi compagni. Innanzitutto come sta? Ma, diciamo che io sto benissimo, cioè nel senso non ho nessun sintomo, non ho nulla, e siamo un po' tra virgolette preoccupati per i miei compagni di squadra che sono risultati positivi. Perché lei è risultato negativo ai test, li ha fatti tutti e due? Negativo, sì. Sì, io li ho fatti e sono risultato negativo, sono andato in ospedale al Maggiore di Lodi venerdì sera e sono risultato negativo sabato mattina. Quindi bene, è tutto ma lei vive nella zona rossa? Questo ce lo può dire? Sì. Quindi sì, vive sì, in questo momento, diciamo, in una situazione di isolamento? Sì, assolutamente. 7 suoi compagni di squadra sono risultati positivi. Avete contatti tra voi? Li ha sentiti? Sì, noi ci sentiamo sulla chat di gruppo della nostra squadra e sono molto tranquilli, ecco, cioè nel senso non hanno paura di affrontare questa cosa, quindi la stanno prendendo appunto con come un'influenza normale, ecco, diciamo così. Con tranquillità, nessuno di loro ha sintomi o perlomeno sintomi importanti? No. Né tosse, né febbre, nulla? No. Però no, sono risultati positivi? Sì. Senta, ma cosa mi aiuta a capire cosa fa il sistema sanitario in questi casi? Perché magari così capiamo anche noi che in isolamento non ci stiamo. Cioè uno risulta positivo, ti dicono sei risultato positivo e per quello che ne sa lei poi che cosa succede?
Allora, io le parlo del nostro caso, ok? Quindi noi avendo avuto contatto diretto con il paziente 1, siamo stati chiamati subito dalla TF e abbiamo fatto una griglia di tutti, cioè abbiamo ovviamente una griglia di tutte le persone che sono state a contatto con lui. Sì. E abbiamo fatto il tampone e chi aveva febbre o comunque sintomi da coronavirus siamo stati portati in ospedale. Io avendo avuto la febbre venerdì, mi hanno portato appunto al maggiore di Lodi insieme ad altri 7 compagni di squadra. E gli altri invece sono stati, sono rimasti a casa ed è stato fatto il tampone a casa a domicilio il giorno dopo. Mm. Okay. E questo ovviamente nel giro di 24 ore viene dato l'esito e ovviamente diciamo anche questo che non è facile per loro perché ci sono talmente tanti casi e quindi le procedure potrebbero essere dalle 12 alle 24 ore come, sì, come si dice. Però diciamo una volta che è arrivato il responso, sei positivo, da, sì, quel momento in poi che succede? Ecco, da quel momento in poi, in questo momento non sta succedendo nulla, nel senso che anche i nostri compagni di squadra sono stati un po' abbandonati a sé. Cioè, ma non li chiama nessuno per sapere, ecco, c'hanno la febbre o non c'hanno la febbre? Che indicazioni, ecco, vanno dato? Se avete dei sintomi, di chiamare voi, di palesarvi voi? In questo momento, allora, siccome l'hanno saputo ieri, loro appunto avrebbero almeno, volevano sapere almeno cosa fare, ecco, se nel senso. No, immagino. Ma che gli è stato detto? Che devono chiamare se hanno un problema, che, Alessandro? Ecco, se hanno dei problemi tipo febbre o tosse o tipo se si sentono tipo qualcosa di bronchi, così di chiamare subito. Però se no di curarla come una semplicissima influenza. Influenza, okay. Quindi stare a casa, riposarsi... e sperare che passi presto. Senta, mi dice una cosa, lei, lo ricordiamo, non è il risultato positivo, è il risultato negativo, quindi lei il coronavirus non ce l'ha, ma lei è stato a stretto contatto con Mattia, cioè col famoso paziente 1? Sì, io come tutti i miei compagni di squadra sabato abbiamo fatto la doccia insieme e poi, cioè, come ben sa, magari negli spogliatoi a fine partita si beve dalle stesse borracce e può essere che... No, questo è molto importante, Alessandro, perché proprio perché cerchiamo di darle tutte le informazioni, vogliamo anche dire che è evidente che non è che tutti rimangono contagiati, cioè lei era lì, ha preso la borraccia, avete fatto la doccia negli stessi spogliatoi, cioè evidentemente c'è stato un contatto ravvicinato, ciò nonostante lei è risultato negativo, poi altre 7 persone sono risultate positive, speriamo che si rimangano asintomatiche e siamo contenti così. Voleva fare una domanda, Luca? No, io volevo sottolineare come non solo c'è chi non è stato contagiato, ma anche chi pur contagiato non sta non avendo sintomi. Esatto, quindi esatto, mi sembra, ecco, per rassicurare anche la popolazione. No, ma infatti che... era utile questa telefonata, certo, per consentirci di fare chiarezza anche su quello, cioè, che sta accadendo stato, per le persone, scusi, che hanno problemi. Se fosse problemi. Stato morbillo, peggio. In quella squadra lì, tutti avrebbero avuto avuto il morbillo. Morbillo. Sì. Dico bene, dottore? Assolutamente, il morbillo è uno dei virus più infettivi che si conosca. Ecco, però abbiamo la cura. Beh, il vaccino. Abbiamo il vaccino preventivo. Di cui e quindi molti il morbillo non se lo prendono, quindi molte persone contro. Anziane, no, per diciamo, esempio molti bambini malati con problemi. Abbiamo fatto una guerra contro. Immunitari non se lo prendono. Abbiamo fatto la guerra contro i vaccini. Ma lo dico fino solo perché giorno. Ribadisco che le informazioni bisogna sempre darle tutte. È vero, il morbillo avrebbe infettato tutti, però per il morbillo abbiamo il vaccino. Quindi le persone più fragili della società vengono protette in quel modo lì. Da alcuni sani di mente, poi ci sono. D'accordo. Voglio salutare e ringraziare Alessandro, grazie per essere stato con noi, ribadisco, un nome grazie di fantasia. Ci tengo informati anche dei suoi compagni. E per qualunque disagio, diciamo, il nostro numero telefonico è aperto. Grazie Alessandro. Grazie ancora a tutti voi. Allora, vedo nel frattempo dietro le quinte Mariano Bella, Confcommercio, facciamolo entrare. Perché diciamo questa vicenda del virus è un virus che infetta da molti punti di vista. Perché diventa un'infezione psicologica, da ansia, da paura, da angoscia? Perché diventa un'infezione economica?
perché è certamente un'infezione sanitaria. Allora, prima di riaprire le nostre telefonate, intanto vi faccio vedere come siamo diventati indesiderati. Me lo fate vedere? Cioè, adesso è prima i cinesi, prima gli austriaci, prima, non so, qualunque popolazione, prima degli italiani. Vediamo. Poi la strada la trovi da te, hey, porta all'isola che non c'è. Italia, ridente penisola, per ora, perché con la storia del contagio vengono isolate le persone, eppure le nazioni, se non si sta attenti, rischiano di diventare un'isola. Cosa sta succedendo e cosa accadrà? Domenica sera a Budapest circola la notizia di una scolaresca messa in quarantena. È stata in gita vicino alla zona rossa. Sempre domenica l'Austria ferma i treni che vengono dall'Italia. Si vocifera di casi sospetti. Poi il traffico ricomincia. Ma lunedì stavolta un autobus è fermo a Lione. L'autista sta male, provenienza Italia. Neanche chi vola di sicuro arriva. Se sognate spiagge e acqua cristallina, cambiate sogno, perché Mauritius, se venite da Lombardia o Veneto, vi rispedisce a casa. Il mondo sembra in allerta, c'è chi mette in quarantena chi torna dall'Italia e chi, li vedete in questa cartina, inizia a sconsigliare di venire in Italia, salvo necessità estrema. Dalla prudenza al contagio emotivo è un attimo e infatti Marine Le Pen già stringe il pugno e Libération la bacchetta. C'è le populisme sanitaire, eccoli i populisti della salute. Altri, va detto, mantengono il sangue freddo. Prendete gli svizzeri, si stanno attrezzando, ma ancora porte aperte per i 70.000 transfrontalieri in Ticino. La Francia sta in allerta, più controlli e isolamento se vieni dalla zona critica. Una quarantena richiesta pure dal Regno Unito. Ma niente frontiere chiuse, ipotesi che invece sta valutando la Slovenia. Ma a Nova Gorica, anima gemella di Gorizia, il casinò, frequentatissimo dai veneti, per ora non tira giù la saracinesca. Tutti i ministri dei paesi confinanti si incontrano con speranza. La speranza è appunto quella di non chiudere la cerniera sull'Italia. E l'Europa in tutto questo che fa? In senso tecnico se ne lava le mani, visto che i funzionari provenienti dalle zone topiche sono invitati a stare in casa. In senso politico, oggi una missione congiunta con l'OMS valuta il rischio. Già, perché per ora nessuno Stato ha notificato la richiesta di sospendere Schengen, ma se dovesse farlo, il rischio sarebbe una giustificazione. E allora, come vaccino, l'Europa usa i fondi, 232 milioni, il coordinamento e, quando c'è, il sangue freddo. Allora, voglio partire dalla Biraghi e a cosa stiamo assistendo? Siamo diventati un po' la pecora nera, quelli indesiderati. Beh, stiamo assistendo a stati che prendono delle misure in modo, come dire, drastico, senza farsi tanti problemi, ma soprattutto ponendosi come unico problema la salute dei propri cittadini. Noi abbiamo preso una decisione drastica, bloccando i voli dalla Cina. Ma oggi non è più un cinese a portare il virus, siamo e quindi noi. Di fronte a questo chiaramente gli altri stati prendono delle precauzioni, non ci dobbiamo stupire. Quindi fanno bene a proteggere fanno i loro cittadini. Perché è un po' come abbiamo fatto noi in questo modo. C'è un fatto che questo ha, chiamiamola questo virus, insomma, ha una complessità e una misteriosità e per la quale ci vorrebbe intanto una linea univoca proprio, sia dalla parte governativa che dalla parte direi anche sanitaria, perché in questi giorni abbiamo assistito anche a degli scontri tra virologi, quindi questo è la cosa che diciamo un po' non fa bene al cittadino che cerca risposte, cerca come dire rassicurazioni. E poi lo stesso Conte, lo stesso governo ha sempre detto: ci rimettiamo agli esperti, ci rimettiamo agli esperti, ma gli esperti non ci danno delle risposte. A parte poi bisogna fare delle scelte politiche. Bisogna fare delle scelte decide e poi il governo, certo che bisogna avere delle scelte che proteggano i cittadini, perché poi vediamo in preda a una psicopatologia i cittadini che si mettono, fanno una fila di 7 ore davanti al supermercato. O davanti alle farmacie, l'abbiamo visto, l'abbiamo documentato. Oppure voglio non passare attraverso Maria Nobella, perché c'è un passaggio che non può essere un passaggio
peso trascurato. Noi stiamo parlando di Europa e di nuovo questa Europa non l'abbiamo vista, purtroppo, nel senso che comportamenti diversi, come ci comportiamo rispetto alla malattia, al virus, diversi, quali atteggiamenti dobbiamo avere. Diversi e anche incogniti, perché io sono veramente stupito per il fatto che noi, al di là dei provvedimenti che hanno preso i singoli paesi, non abbiamo, come dire, una lista dello sforzo e dei protocolli messi insieme dai singoli paesi. Sarebbe stato diciamo più corretto e più efficiente avere un protocollo unico, ma perlomeno l'informazione standardizzata su tutto quello che ciascuno fa oggi ci potrebbe aiutare a fare una stima della dimensione del contagio e quindi anche degli effetti economici. Faccio un esempio: se adesso in Germania si scopre che hanno adottato delle politiche molto diverse, di cui però non conosciamo, diciamo, l'impatto prevedibile, io non sono in grado di dire se fra 14 giorni o 20 giorni avremo 400 casi di contagio in Germania. Per capire io se ho capito, cioè se in Germania per esempio hanno deciso che fanno i tamponi a campione, uno ogni 10.000... A campione o a caso? A caso, ho detto a campione, sì. Diciamo, per sì. Dire un modo... E questo significa che i loro numeri sono diversi dai nostri, certo, che abbiamo fatto i tamponi, certo, a tappeto. Non lo so, ecco, non lo sappiamo. Non saperlo non aiuta. E non posso fare nemmeno una stima perché, come dire, in Cina, diciamo, non so il contagio che fenomeno sarà. Si sta stabilizzando. Sì. In Italia lo abbiamo attaccato, bene o male, ma diciamo lo stiamo gestendo. Ma se in Germania ancora deve emergere, questa cosa non dura più un trimestre, due trimestri, ma può durare tre Quanto trimestri. Quanto si spalma nel tempo? E allora a questo punto tutte le previsioni internazionali, io faccio l'economista, quindi non mi sto occupando dell'impatto del coronavirus, mi sto occupando dell'impatto delle restrizioni ai flussi internazionali di merci, all'attività economica, sì, ai flussi di persone sull'economia mondiale. Non posso fare quelle stime perché magari... Perché non ora, ho tutti gli elementi. Ancora in Europa magari, chiaro, deve capitare. Allora, arrivo anche da Crepè, che succede, Alessio? Che alcuni degli spunti arrivano anche dall'andamento dei mercati finanziari. Ieri è stata una giornata molto negativa e di solito in borsa, quando c'è una giornata molto negativa, il giorno dopo avviene quello che si chiama rimbalzo tecnico. Il rimbalzo tecnico. Per cui le borse prendono aria e di solito gli andamenti sono più positivi. Questo è Piazza Affari, che non è mai stata sopra la soglia dello zero. In questo momento perde lo 0,7%. È stata maglia nera in Europa in una giornata abbastanza complicata. E le banche e il turismo e il lusso, scusate, sono i settori più penalizzati in questo momento. Allora, Crepè? No, mi chiedo, la Germania, che è il più importante partner europeo con la Cina, molto più importante di noi, perché non ha bloccato i voli per la Cina? Diretti. Allora, vuol dire che o siamo molto intelligenti noi... Ma non è una questione di prudenza. No, che ne so, dice... Non è questione di prudenza, non è un'opinione. Cioè, non è la vedi così Forse o la vedi colà. Forse è una cosa più facile. È una decisione politica chiara, basata, immagino io, nel caso del governo tedesco, da una serie di consigli di persone che lavorano nelle varie università tedesche che esistono. Esistono. No, perché Heidelberg non è proprio l'ultima delle università di medicina. Io quando facevo medicina, Heidelberg era il santuario. Quindi probabilmente ci sarà un virologo ad Heidelberg che ha detto non serve a nulla, anzi creerebbe un danno economico molto superiore... Invece i nostri non hanno consultato nessuno. Siccome se un cinese arriva in Germania va alla fiera di Hannover perché vende aspirapolveri e poi viene a Milano a vendere aspirapolveri, sì, a Milano, me la dite qual è l'intelligenza? Arrivo, io sentire anche Luca Fraioli prima. No, a questo proposito ricordiamo che l'OMS e Walter Ricciardi, che adesso è stato chiamato come consulente del ministro, avevano detto che non c'era nessuna evidenza scientifica che il blocco degli aerei, dei voli, potesse avere un'incidenza sul fermare o meno l'epidemia. Ci ha detto che poteva rallentarla, sì, la diffusione. Ecco, diciamo così,
come si è detto più volte in questa sede, ci vorrebbe una, un coordinamento sovranazionale. I virus, sappiamo, non conoscono i confini, non è che rispettano le sbarre con i frontali, con e di sicuro c'è un tema che riguarda poi, diciamo, la discrezionalità politica e il fatto che fai alcuni gesti non sempre solo perché sono necessari, ma magari guidato da altre ragioni. Infatti questa cosa è abbastanza singolare, perché il ministro della sanità chiude i, blocca i voli. Oggi scopriamo che il ministro ha un consulente tecnico come Ricciardi, cioè in questo momento, fino ad oggi, non aveva un consulente, perché oggi diventa Ricciardi ex Istituto Superiore sì, della Sanità? Ma io penso anche che ci stiamo oggi occupando di una vicenda che ha dimensioni tali per cui tutto è in fine. Questo però ci sta. Poi succede che un consulente, ora c'è anche Ricciardi. Ma allora chi l'ha consigliato di bloccare i voli? È questo che chiede. Questo vorrei sottolineare, col sede dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. È a Ginevra, sì. E guarda caso gli svizzeri si guardano bene, no, ce li hanno proprio tutti lì, e avendoli tutti lì si guardano bene da misure drastiche, tipo bloccare il Zurigo-Milano treno e non aereo. Sì, però professore, non è, cioè, Alessio, non bisogna nemmeno... aspettate che c'è ancora una notizia. Ci sono un po' di notizie. Notizie. La prima, l'ANSA ha sentito al telefono Elia Del Miglio, il sindaco di Casal Pusterlengo, uno dei comuni nella zona rossa, per intenderci. Sì. Ci sentiamo abbandonati dal governo per i ritardi con cui sono stati presi i provvedimenti. Questo ha consentito alla gente, già in periodo di emergenza coronavirus, di andare e venire dalla zona rossa. Questo lo dice il sindaco. Già oggi su Repubblica c'era un pezzo che raccontava molto chiaramente questo. Sì, delle difficoltà. Esatto, dall'annuncio all'effettiva entrata in vigore del decreto è passato quasi un giorno, ha aggiunto il sindaco, facendo un appello ad avere attenzione al mondo produttivo della zona. Ci arrivano poi tantissime... Sì, io vorrei anche dire che va benissimo, il sindaco dice qui entrano, escono, ci sono i controlli, poi c'è anche la responsabilità personale. Adesso c'è un provvedimento, provate a rispettarlo nel vostro interesse e nell'interesse della collettività. Perché altrimenti sembra che stiamo a scuola con i bambini delle elementari, se non ti controlliamo esci. Cioè c'è un tema di salute collettiva. Poi puoi condividerlo o non condividerlo, però oggi questo è il provvedimento. Io sono di Padova, conosco Voe Euganeo perché ci andavo da ragazzo. Sì. Voe Euganeo. Ci saranno 10 trattorie famosissime perché si va a mangiare il galletto, no? Che saranno state visitate, cioè non è il problema. Allora, cosa facciamo? Chiudiamo tutto? Chiudiamo proprio tutto? Domando che effetto questo ha, perché non è il problema di andare a mangiare il galletto Vaughane e che poi ci vai nel paese vicino che non è nella zona rossa. Faccio una domanda al professor Maga. Avere il cordone, cioè fare la zona rossa, significa che tu da lì non devi uscire, perché se esci che succede? Così rispondiamo al dubbio di Crepè. Ma non cioè entra, se io vado, nessuno. Non entra nessuno e tu non esci da quella zona. Perché questo è importante? Così lo rispieghiamo a casa e ci chiariamo anche noi le idee. Prego, professore, dal punto di vista proprio del virus, della propagazione del virus. E fare un cordone sanitario intorno all'epicentro di un focolaio epidemico significa interrompere la catena di trasmissione, cioè all'interno della zona recintata il virus circola, al di fuori l'idea è quella di non farlo arrivare e quindi fare in modo che il focolaio rimanga controllato e venga gestito su un'area limitata. È chiaro che se il cordone ha dei buchi c'è il rischio di portare l'infezione in aree sempre più ampie. Allora, nel frattempo mi arriva un foglio con una serie di persone che chiedono di parlare con noi. Io vedo però anche il segnale, quella dovrebbe essere Elena Testi, sono Elena le immagini Testi, che arrivano dal Veneto. Dalla Lombardia. Dalla Lombardia, apritemela, quindi siamo sempre nella zona dell'Odigiano. Non so se è andata proprio a Casal Pusterlengo, sì, o comunque vicino a Casal Pusterlengo. Prego, Elena. Tiziana, mi senti, Tiziana? Sì.
Sì, stiamo in realtà uscendo dal casello autostradale raggiungendo un altro checkpoint. Ci ha scortato per un pezzo appunto la macchina dei carabinieri perché era inaccessibile una zona, e adesso li stiamo raggiungendo proprio anche per chiarire le parole del sindaco di Casal Pusterlengo e comprendere se questi checkpoint stanno funzionando e se c'è chi entra e chi esce dalle zone rosse. Va bene, allora appena lo ritieni ci richiedi la linea. Nel frattempo dovremmo avere al telefono Marika da Lodi. Marika? Sì, salve. Ben trovata, buon pomeriggio. La sua domanda per il professor Maga? Sì, praticamente io abito in una zona gialla vicino a Casal Pusterlengo e Codogno. Noi ovviamente fino a settimana scorsa siamo passati da Codogno a fare la spesa e quant'altro. Io ieri mattina andando in farmacia così ho saputo che c'era da fare in teoria dei tamponi chi è stato in quelle zone rosse dal 1 febbraio ad arrivare ad oggi. Se si sono passati in quelle zone bisogna fare un tampone. Ovviamente io tutto ieri ho chiamato il numero verde, mi hanno risposto ieri sera a mezzanotte, mi hanno detto di chiamare l'ASL, l'ASL ovviamente è la linea occupata. Io sono una ragazza in gravidanza, comunque un po' di tensione c'è. E quindi io volevo sapere come dobbiamo comportarci. Poi, che mese di gravidanza è, Marika? Quarto. Bene, bene. Intanto tanti auguri, in bocca al lupo, e andrà tutto benissimo. Però anche mi ricorda una cosa, nella zona gialla voi che prescrizioni avete? Questo è il problema. Voi come? Nella zona gialla che tipo di prescrizioni avete? Cioè cosa potete o non potete fare? Niente, le solite cose che dicono: mettere la mascherina, cercare di non andare a contatto troppo con la gente. Hanno chiuso comunque abbastanza ristoranti e così. Io evitare zone affollate, questo tipo esatto, di consigli qui. Però essendo che sono gli unici due paesi nella zona gialla e sono i nostri. Il Borghetto l'hanno appena chiuso ieri, e infatti eravamo al bar, la gente veniva, tutta la gente di Borghetto arrivava da noi, e secondo me sono degli incoscienti, però comunque siamo un po' la tensione adesso si sta cominciando a far sentire. Chiaro, chiarissimo. Allora chiedo aiuto al professor Maga, no? Marika dice: io sono andata là fino a 3 giorni fa. Venivano in paese da noi quelli che adesso stanno chiusi perché c'hanno il problema. Non sarebbe meglio se ci facessero un test e ci dicessero che dobbiamo fare? Allora, ci sono secondo me due elementi da tenere sempre presenti anche quando si parla di questi tamponi. Allora, il primo è che ovviamente la gestione del test è regolata dalle disposizioni. Mi risulta che ad oggi il test venga somministrato solo alle persone sintomatiche, e quindi se una persona non ha sintomi non è eleggibile al test. Perché questo? Ma perché il test rileva la presenza del virus nel sangue, e normalmente la presenza di virus rilevabile precede di poco l'esordio dei sintomi, e quindi è molto facile che una persona all'inizio del periodo di incubazione sia un falso negativo. Sia negativa, e allora dovrebbe ripetere il test dopo 10 giorni. Questo diventa molto difficile da gestire. Cioè, una volta che i test sono stati fatti estesamente su tutti i contatti del primo caso per avere un'idea delle dimensioni dell'epidemia, oggi si è ritornati a somministrare il test di conferma solo in presenza di una sintomatologia, insieme ovviamente Chiaro. Ai fattori di rischio. Senta professore, però mi aiuti ancora, siccome noi l'abbiamo ripetuto più volte che le persone in gravidanza non corrono rischi particolari, e anche rispetto al bambino, però appunto siccome Marika ci starà ascoltando, le chiederei di dare le informazioni rispetto alla gravidanza e ai pericoli che corre il bambino. Allora, i dati che noi abbiamo, che sono stati anche oggetto di pubblicazioni scientifiche, che si riferiscono ovviamente alla casistica della Cina, perché certo. È quella che ci consente di fare le considerazioni più precise, indicano che il virus non affetta il feto, quindi non passa al bambino,
Tutte le gravidanze di donne che hanno contratto l'infezione sono andate a buon fine, non ci sono state particolari, come dire, conseguenze, e quindi per il momento non si considera l'infezione da coronavirus in gravidanza un rischio superiore a quello che potrebbe essere l'influenza. Noi sappiamo che comunque la gravidanza è un periodo, certo, diciamo, di attenzione. Particolare, certo. Allora, prima di arrivare da Crepè, che mi ha chiesto di intervenire, mi fate sentire Elena, che un po' che aspetta al telefono di essere richiamata. Elena da Brescia, credo. Elena, mi sente? Sì, pronto. Ben trovata, prego, la domanda per il professore, poi c'è anche Crepè a disposizione, insomma, approfittate pure di noi, prego. Ok, grazie, buonasera a tutti. Professore, volevo chiedere, si può essere positivi al tampone, però non essere ammalati e di conseguenza neppure contagiosi? E questo perché cosa significa? Che il nostro fisico, solo con la positività, senza sintomi, può reagire e sconfiggere da solo il virus? Grazie. Questa è una domanda non solo cruciale, ma anche a cui si sta, come dire, cercando di dare risposta. In questo senso, si è sempre parlato, si è molto parlato dei pazienti asintomatici che potrebbero diffondere il virus. Allora, sicuramente se una persona ha contratto il virus e quindi è positiva al tampone, cioè ha il virus nel sangue, ma non sviluppa sintomi, come giustamente dice la signora, il virus è controllato dal sistema immunitario. Quindi quanto possa essere infettiva questa persona dipende da quanto il suo sistema immunitario è in grado di reggere l'assalto del virus, ovvero può avere una carica virale significativa, ma che non è, diciamo, essendo controllata non dà sintomi, oppure può essere pochissimo virus in circolo perché il sistema immunitario lo sta sopprimendo. Allora, la infettività di una persona, diciamo, asintomatica è sicuramente molto più bassa di una persona che ha dei sintomi. Non possiamo escludere però che non sia infettiva. Oggi anche perché, mi perdoni, professore, però a me subito viene in mente il 38enne che ha fatto l'impossibile della vita sociale e aveva pochissimi sintomi, se ce li aveva. Quindi quello ci ha un po' allarmati tutti, no? Perché da lì è venuta fuori l'idea, allora anche se sei completamente asintomatico o hai pochissimi sintomi, in realtà poi puoi infettare un certo numero di persone. Diciamo che l'asintomatico vero non lo so non quanti effettivamente ce ne possono essere, però sintomi molto lievi sì, sono probabilmente molto comuni, forse la regola in questa infezione, e quindi questo è un problema perché spesso i casi non sono riconosciuti, la persona guarisce ma può infettare. Dall'altro lato però ci dice anche che si tratta di un'infezione benigna nell'assoluta maggioranza dei casi. E questo lo stiamo raccontando via via. Dire, certo, potete fare tutte le domande, però prima Alessio. Siccome stiamo ricevendo tantissime telefonate che ci dicono tutte la stessa cosa, non possiamo passarle in onda perché non sono richieste al professor Maga. Non riescono a parlare col 1500, ce lo dicono in tantissimi, ci chiedono di fare portavoce di questa loro richiesta. Allora, ripetiamo la voce alta, ci facciamo portatori di notizie. Pare che ci sia un problema con il numero 1500. E ce n'è uno specifico, che ci preme dire. La signora Paola ha parlato con la nostra Isabella Angius e ci ha detto: mia nipote vive con un ragazzo di Codogno, ci avevano detto di informare la ASL o di chiamare il 1500. Il 1500, ci ha detto la signora, è un numero fantasma, nel senso che nessuno le ha risposto, nemmeno alla ASL. Qual è il problema? Sono che il ragazzo di Codogno? Che il ragazzo è di Codogno, cioè, non ci ha dato altre informazioni, questo è quello che sappiamo. Però di Codogno era stato, e magari loro vogliono sapere come comportarsi. 1500. Chiediamo al governo, fate una verifica, cercate di capire che sta succedendo, perché certo è un problema. Se non si risponde il numero è un problema. Noi segnaliamo che evidentemente un problema in questo momento c'è. Professor Crepè e poi Bella. Allora, questa è una malattia che ha un'alta morbilità e una bassa mortalità. Sì. E questo è un dato importante. Non solo, ma la mortalità è legata al 99,9% alle comorbidità, per cui una persona che è oncologica è evidente che ha delle difese immunitarie abbassate,
difese, ed è probabile che se non fosse morta per questa cosa qua, probabilmente anche una polmonite di altro tipo avrebbe nociuto la sua salute. Questa è una prima riflessione che dobbiamo fare per tranquillizzarci. Assolutamente, sì. È una bassissima mortalità, primo. Secondo, in un paese con una cultura scientifica decente si sarebbero fatte alcune cose. Una, per esempio, visto che questo lede l'economia del paese e rischia di avere delle conseguenze catastrofiche sul turismo e no, sulla produzione industriale, eccetera, eccetera. Ma sarà mai possibile che non ci sia un signor miliardario italiano che dà qualche bilione di dollari all'Istituto Pasteur a Roma per dire: ragazzi, studiate questo, diteci qual è il cocktail dei farmaci immediatamente più efficace, aiutateci a capire. Però qui il virologo ci può aiutare, perché quello che ho sentito io è che ci vuole almeno un anno. Perché lo deve fare, no? Bill Gates, non lo può fare il signor proprietario degli occhiali del mondo. Però comunque i tempi per realizzarlo, da quello che ho capito io, sono un anno, diamoli domani mattina. È come quando è bruciata Notre Dame, il giorno dopo due miliardari francesi hanno dato 250 milioni. Mettete a disposizione per i nostri scienziati e detassiamoli. C'era anche Bella che voleva intervenire. Prima di parlare di economia, che spero prima o poi si faccia, volevo fare una domanda. No, io vi chiedo scusa, però siccome veramente ci inondano i centralini, no, è per spiegare perché stiamo ritardando l'arrivo anche al tema economico. Io volevo perché, fare una domanda, insomma, per curiosità personale, ma al professore, ma il fatto di la circostanza di vaccinarsi contro l'influenza tradizionale aumenta, diminuisce o lascia uguale la probabilità, a parità di altre condizioni, essendo esposto al contagio, di infettarsi rispetto al coronavirus? Professor Maga? Allora, la vaccinazione contro l'influenza non ha nessun effetto sull'infezione da coronavirus. Sono due virus diversi, la risposta immunitaria è diversa, però ha dei significati importanti. Il primo, innanzitutto, che se una persona è vaccinata contro l'influenza e ha una sintomatologia influenzale, è più sospettabile di avere coronavirus. Secondo, si evita il più possibile il rischio della comorbidità. Se io ho entrambe le infezioni, posso reagire molto peggio rispetto a un'infezione semplice, e quindi la vaccinazione antinfluenzale non protegge dal coronavirus, però ma ricordiamo anche a tutti i professori che di... adesso siamo fuori tempo massimo per la vaccinazione antinfluenzale. Ormai siamo un po' tardi, nel senso che il picco influenzale sta scendendo. No, così perché almeno diamo tutte le informazioni. Allora, oggi è, Alessio, l'ultimo giorno di carnevale? Oggi è martedì grasso. Un carnevale un po' particolare a Venezia, a proposito poi di ricadute economiche, Venezia, e poi arriviamo da Bella. Fatemi vedere. Ecco Piazza San Marco, il martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale. Questi per la cronaca sono sposi veri, non maschere fuori tempo. Come vedete, costumi se ne vedono pochissimi, mascherine sanitarie invece in abbondanza. Qualcuno più eccentrico c'è e oggi riesce ad avere la scena tutta per sé. Qualcuno dice che la macchina del carnevale sia stata fermata troppo tardi rispetto all'emergenza sanitaria. O bisognava annullarlo all'inizio o altrimenti non. A questo punto è tardivo, ormai gli assembramenti ci sono stati. Quindi. Cioè, se il virus doveva girare, ha girato in controllo. È girato sicuramente. No. Secondo voi hanno prevalso magari gli interessi economici di questo carnevale sulla decisione di... Assolutamente sì, ci hanno tentato di salvare qualcosa del turismo, perché altrimenti sarebbe stata una debacle completa. Ha fatto in tempo ad andare in scena anche la festa che viene definita la più bella del mondo, il ballo del Doge, nella Scuola Grande della Misericordia. Per esserci c'è chi ha speso anche 3.500 euro, escluso il noleggio degli abiti e tutto il resto. Il padrone di casa, nel vero senso della parola, è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che rassicurava tutti così. L'Italia ha l'occasione di fronte al mondo di dimostrare
quanto, com'è in effetti, ha una macchina della sanità efficiente e molto molto competente, questo sì, va detto, e per cui mi sento di tranquillizzare veramente tutti. Quello che vedete è l'ospedale civile di Venezia. All'interno di questa bellissima struttura storica c'è anche il reparto di terapia intensiva che accoglie le 3 persone anziane contagiate dal coronavirus. Non ci hanno consentito di entrare, sappiamo però che erano ricoverate nello stesso reparto. È difficile anche ricostruire la loro storia? Sì, difficile perché non si sa da chi l'hanno presa. Iniziavamo a respirare un po' dopo il danno dell'acqua alta e purtroppo sicuramente dovremo avere ancora un po' di pazienza. Speriamo che non sia una cosa che duri troppo. Speriamo bene, speriamo che la gente stia bene prima di tutto. Sono secoli. Allora, no, dicevamo in studio che Venezia è senza pace, è bella, è prima l'acqua alta, ce lo ricordava la persona intervistata. Ah, beh, anche il suo bello. L'acqua alta, beh, sì, comunque è il suo Venezia... bello, ma per i commercianti è stato un bel problemino. È stato un disastro, ma diciamo che rispetto all'acqua alta, quello che sta succedendo in questo momento a settori come la ristorazione, il turismo nel complesso, gli alberghi, è una cosa che tranquillamente possiamo dire non si è mai vista prima. Cioè siamo ben oltre il terremoto in un certo senso, perché questa è una cosa più diffusa. Le nostre valutazioni sono molto caute. Abbiamo sentito il governatore della Banca d'Italia, dice un impatto rispetto all'ipotesi senza coronavirus di 2 decimi di punto. Il Fondo Monetario 1 decimo di punto sul complesso dell'economia, e noi stimiamo almeno 3-4 decimi di punto rispetto allo scenario senza. Cioè ancora molto moderato. Il problema per l'Italia è che noi partiamo da una situazione in già cui... Già difficile, certo. Ma difficilissimo, abbiamo fatto meno... Cioè non è che abbiamo difficoltà di crescita. Bisogna valutare quanto già stavamo andando indietro prima del coronavirus. Quindi diciamo la recessione per noi è probabile già nella prima parte dell'anno. Qual è l'aspetto particolarmente brutto? Che 4 decimi di punto diciamo si possono recuperare nel 2021 e nel 2022. E sono i settori. Noi stimiamo insieme ai colleghi di Confturismo che se le cose non si chiudono nel giro di 20 giorni, un mese, cioè se l'emergenza non finisce rientra rapidamente, ma dura che ne so fino a luglio e agosto, noi abbiamo una perdita di un quarto delle presenze turistiche, cioè dei pernottamenti su base anno. Da 80 milioni scendiamo a 60, il che implica l'eliminazione di molte imprese, di molti piccoli alberghi, definitiva, cioè perché non è che se tu muori, cioè se hai fatto la frittura, dalla frittura non allora, rifai l'acquario. Allora, siccome vedo Alessandra Borrella con un ospite, credo che sia un'albergatrice del Padovano. Sentiamo. Penso che lei ci possa dire bene qual è la frustrazione del momento. Alessandra, ci presenti la tua ospite? Sì, buon pomeriggio, siamo qui con Monica Soranzo che rappresenta gli albergatori di Padova e prima di lasciare la parola volevo farvi vedere però alle nostre spalle dove siamo, perché a vedere questo luogo di culto, uno dei più venerati al mondo, il Sant'Antonio di Padova, ci vengono 3 milioni di turisti l'anno. Adesso vedete la piazza. Eh certo, c'è il deserto, il vuoto. Abbastanza vuota. Monica, so che ci sono degli alberghi che già hanno chiuso e la situazione è molto difficile. Vuoi raccontarlo a Tiziana, agli ospiti? Buon pomeriggio Tiziana, buon pomeriggio a tutti. Ben trovata. Scusate l'emozione, è un momento... Salve. È un momento molto difficile per noi. Scusate. La piazza è lo specchio di quello che è Padova oggi. Un applauso, Monica. Allora, la situazione degli alberghi è molto brutta. Le cancellazioni sono arrivate come uno tsunami e il martedì, che fino ad oggi era grasso, è diventato molto magro. Mi collego un attimo a Venezia. Che dire, io ho 120 alberghi su Padova e provincia, 120 alberghi vuoti, 120 alberghi che sono disperati, colleghi e ovviamente posti di lavoro a rischio, posti letto vuoti con una forbice di cancellazioni che si sta aprendo fino ad aprile, qualcosa inizia anche per l'estate, quindi siamo nelle che mani di Dio. Cosa significa per voi, cioè per un albergatore, per un piccolo albergatore, una fase come questa che dovesse durare mesi? Significa chiudere? Significa licenziare? Che significa?
Esattamente questo, significa chiudere, già delle strutture stanno provvedendo, hanno già chiuso, ho già 5-6 strutture chiuse per questi giorni, viaggiando in work in progress per vedere se qualcosa rientra, se qualcosa si comincia a muovere. Purtroppo con chi lavoravate voi fino a questo momento, fino all'arrivo del virus, i clienti di questi alberghi che lei segue? Allora, turisti sicuramente, ma anche business, molto business. Padova è una città che ospita molte aziende, quindi l'industria è molto importante e nessuno più vuole venire in Veneto. I clienti preferiscono rimandare, le aziende sono in crisi anche loro, perché ovviamente la ricaduta è su tutta la filiera turistica. Parliamo di ristoranti, parliamo di bar, parliamo di famiglie, perché le famiglie sono quelle che hanno i dipendenti nelle nostre strutture. Allora, voglio sentire Fraioli e Biraghi. Sì, io a proposito di questo e dell'impatto anche economico, mi viene in mente il colloquio che ho avuto con Piero Angela sul mio giornale oggi. Fidiamoci degli esperti senza cambiare vita. Ecco, non cambiamo vita, no? Questo dice il decano, diciamo, dei divulgatori scientifici. Non cambiamo il nostro stile di vita. Certo, adottiamo le precauzioni che ci vengono consigliate dagli esperti, ma io che ho 91 anni, dice Piero Angela, e che mi sento giovanissimo, quindi sono fuori dalla fascia a rischio, continuo a girare l'Italia, a fare le mie cose. Era dispiaciuto perché con la chiusura degli atenei piemontesi gli era saltato un appuntamento, però se devo mettere la maschera la metto, se devo mettere i miei guanti li metto, ma voglio continuare a vivere come ho sempre fatto. Ecco, forse questo è un invito che possiamo rivolgere. Però contemporaneamente a questo confligge, scusatemi, voglio solo aggiungere un pezzettino di carne al fuoco e chiedo anche alla Biraghi e poi a tutti gli altri. Questo però confligge anche con le informazioni che ci arrivano dagli esperti, perché esatto, da noi l'area capo ha detto: beh, il telelavoro sarebbe una buona pratica. E se fai il telelavoro non ci vai a Padova. Ci sono provvedimenti. Ci sono provvedimenti pubblici dell'autorità pubblica. E poi ci sono alcune zone che sono completamente chiuse. Sì, no, però ma io parlo Padova ci puoi andare, non è zona rossa. Dell'intera Lombardia, cioè dalle 18 fino alle 6 di mattina. Bar, certo. Scusate, ma il telealbergo ancora non esiste. Infatti, però a proposito dei provvedimenti che diceva Bella, speriamo che tra 20 giorni insomma si plachi il punto. Sì. C'è Pasqua, non possiamo perdere un'occasione del genere. Perfetto, ma noi non possiamo dimenticare che il ministro della Salute, quando ha chiuso i voli, ha detto che per il nostro paese ha proclamato 6 mesi di emergenza. Questo dato avrà pure spaventato fuori dai nostri confini. Quella della SARS, l'emergenza internazionale sono sei mesi. Quando uno sente 6 mesi di emergenza, però è chiaro che poi si crea il problema. Però volevo dire anche una cosa all'albergatrice. Sì. Si sta cercando di mettere insieme un pacchetto di provvedimenti agibili per, diciamo, sostenere in questa fase difficile non solo i soggetti delle zone rosse o delle zone gialle, ma anche le imprese che stanno subendo, come in questo caso, i peggiori effetti della crisi. Un tentativo è di tirare dal fondo integrativo salariale, che è un fondo, diciamo, per le piccole imprese, che è inattivo, che ha dei residui attivi, tirare fuori delle risorse a beneficio anche delle imprese i cui datori di lavoro non hanno versato, cioè piccolissime, 2, 3, 4 addetti. Ecco, questo è una cosa che credo i colleghi stiano discutendo in questo momento presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Io spero che questa per Monica sia una buona notizia. Ne stanno discutendo. Noi ci auguriamo che arrivino, diciamo, ad una soluzione di quel tipo. La burocrazia non ci deve fregare. Ecco, noi abbiamo in Italia in generale un problema di burocrazia. Se riusciamo con ragionevolezza a metterci d'accordo e a mettere in campo delle iniziative dove i soldi già ci sono, bisogna gestirli ed erogarli, già ci sono. Sì. Ecco, questa sarebbe una cosa ottima. Allora, Monica, intanto buona vita e poi magari ci rivediamo nei prossimi giorni e ci racconta se le cose vanno un pochino meglio. Temo che ancora per qualche giorno staremo così. Al primo ministro di fare stanotte una legge in cui si detassano tutti i soldi che vanno verso la ricerca e di aiuto a questo virus.
detassato al 100%. Ma noi ci ricordiamo fino della ricerca solo quando ci serve il virus, no? Cioè quando scopriamo che la ricercatrice italiana trova il virus, allora ci ricordiamo diciamo, delle condizioni della ricerca in Italia. E c'era Monica che voleva aggiungere qualcosa, le prego Monica in un telegramma, perché poi ho una sfilza di telefonate e vorrei almeno due o tre persone farle parlare col professor Maga. Prego Monica. Sarò velocissima, ringrazio chi in questo momento, non ho capito il nome, ha detto questa notizia Mariano fantastica Bella di cui eravamo commercio. Già al corrente e a cui... Sì, ecco, perfetto, lo ringrazio. Solo una cosa, noi veneti non ci abbattiamo e la vinceremo questa sfida. Grazie a tutti. Allora, ci abbiamo... No, ragazzi, è complicato, cioè lo vediamo dalla sua emozione. È complicato. Da oggi a domani non è più niente. Doloroso, non è più niente da un giorno all'altro. Nel Consiglio dei Ministri di stasera dovrebbero esserci, per Monica, un altro elemento, insomma, di incoraggiamento, dovrebbero esserci delle misure economiche, dovrebbero essere approntate già stasera per detassazione nelle zone che sono colpite in maniera più consistente dal coronavirus. L'ha detto Conte oggi. Devo dire, la bellezza di Monica è il suo tentativo di restare lì e di non scoppiare a piangere come probabilmente ognuno di noi farebbe. La signora sa che Padova è niente in confronto a Abano, Montegrotto, che sono tutti solo alberghi. Debora da Rieti, Debora, almeno una telefonata, fatemela prendere, Debora, perché ripeto, ci sono tante in coda, sono lì al telefono che ci provano da due ore. Eccoci Debora, buon pomeriggio, faccia pure la sua domanda. Salve, buon pomeriggio. Allora, volevo chiedere al dottore una cosa. Nei soggetti malati che poi sono guariti può resistere qualche forma di virus in forma diciamo dormiente o latente che possa essere poi di nuovo renderlo contagioso potenzialmente di nuovo cioè pur essendo guarito ad essere di nuovo contagioso. Grazie Elena, giriamo la domanda al professor Maga. In buona sostanza ci può essere la ricaduta, perché con l'influenza diciamo ho preso la ricaduta. Prego, professor Maga. Allora, ad oggi tutto quello che ritroviamo nei pazienti ci dice che nel momento in cui la persona è guarita, cioè non ha più virus, il virus non c'è più, cioè non è più infettivo e quindi non c'è nessun fenomeno. E professore, il fatto che a Pechino stiano facendo rientrare dei pazienti che sembravano guariti, che erano stati dimessi perché guariti, adesso hanno allungato la quarantena a 28 giorni, io ormai lo chiedo a tutti, qualunque professore ho glielo chiedo, lo chiedo anche a lei, le chiedo anche una risposta rapida perché mi stanno facendo dei segni brutti, c'è Ciulla che mi fa dei segni brutti, che io faccio finta di non vedere. Prego professore. Allora, questi virus non vanno in latenza, quindi ci sono due possibilità, o è stata una reinfezione oppure la dimissione era stata effettuata prima di avere completato diciamo, la guarigione, cioè prima che il virus fosse completamente scomparso dal sangue. È difficile immaginare un'altra spiegazione allo stato attuale delle conoscenze. Il professor Morrone, la sua lezione, in amore come in scienza, né mai né per sempre. Ci vediamo fra poco, saluto e ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, davvero, ci vediamo tra pochissimo. Io ormai ho adottato, per me è un verbo quello di Morrone.